Un appuntamento in collaborazione con Ben ritrovati per un'altra domenica di sport con Domenica Gol. Questa sera immancabile al mio fianco Fausto Varano, ma buonasera e benvenuto a te, però dobbiamo fare i saluti, Fausto, al mio co-capitano, non so come lo chiamiamo, insomma siamo in conduzione insieme, quindi salutiamo con affetto Giorgio De Filippis che stasera purtroppo si è preso la febbre perché va troppo in giro, capito? Buonasera, buonasera a voi, buonasera amici telespettatori. Peccato, guarda, io ero andato a casa sua per fargli una tisana, volevo fargli un massaggino, ma mi ha cacciato, ha detto che se non ci sei tu, ha detto che non mi riceve nemmeno. Hai capito, quindi, noi lo salutiamo. Vuole guarire da solo, vuole guarire. Noi lo salutiamo e l'aspettiamo naturalmente domenica prossima, sempre qui a Domenica Gol, perché senza di lui è impossibile, io ormai senza di lui non riesco. Bene, però iniziamo subito con questa bella giornata di sport e con noi come sempre ospiti importanti. Stasera c'è di nuovo nei nostri studi, lo ringraziamo perché è disponibilissimo, risponde sempre ai nostri inviti, il presidente Antonio Matozzo, presidente della Volley Soverato. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. E buonasera e benvenuto all'allenatore del Real Montepaone, Alessandro Pisano. Buonasera a tutti. E ben ritrovato anche a Nino Riso, che è il preparatore dei portieri del Real Montepaone. Buonasera a tutti. E allora, prima di partire con questa giornata di sport, come dicevo, abbiamo una trasmissione ricchissima, quindi rimanete collegati sul canale 89 del Digitale Terrestre. Noi siamo rigorosamente in diretta dai nuovi studi. Vi ricordo i nostri recapiti, che sono per gli sms 366 24 34 50 70, mentre per i whatsapp mandate i vostri whatsapp sempre in continuazione, lo fate ogni domenica, ma questa domenica lo dovete fare di più, al 342 18 73 623. Seguiteci sulla diretta e sulle pagine ufficiali di Facebook, che sono Domenica Gol S1 TV, è una bella collaborazione con Stadio Radio, e poi scriveteci a redazione sportiva @soverato1tv.net, seguiteci sul nostro sito www.soverato1tv.net, il restyling è già nuovo di zecca, e poi sul canale YouTube che si chiama proprio Domenica Gol come noi, e dove trovate i servizi che noi proponiamo questa sera e anche quelli vecchi. E telefonateci se volete intervenire in trasmissione allo 0967521675. Mi pare che ho detto tutto, Fausto, quindi possiamo partire. Giorgio ti aggiunge mandati i piccioni viaggiatori e quant'altro, quindi te lo dico pure io, dato che non c'è lui stasera, e quindi siamo sempre presenti. Bene, partiamo proprio dalla Volley Soverato, e io partirei subito con una domanda al presidente Matozzo, perché questa è un'altra bella vittoria. Col Club Italia si vince per un 1-3, è una partita che si gioca ovviamente a Milano, quindi fuori casa, quindi le ragazze ci stanno prendendo, dovevano solo scaldare i motori, perché è una stagione di volley a dir poco eccezionale, siamo quasi in chiusura, no? di questa prima stagione, diciamo, poi si riparte. Siamo alla nona, insomma, quindi è sicuramente un bel campionato, lo stanno disputando con grande impegno. Andare a vincere a Milano al Centro Pavese, al centro della Federazione Italiana Pallavolo, facendo e disputando una bellissima partita, è qualcosa che fa piacere a tutti, fa piacere alle ragazze, all'allenatore, alla città di Soverato. Abbiamo
ricevuto tantissimi complimenti da giornalisti, da quelli che stavano presentando la partita, commentatori, e abbiamo vinto alla presenza di tutto lo staff tecnico e anche amministrativo della FIFA. E questa è una bella soddisfazione, perché... Di sicuro è stata una bella cosa, e faccio i complimenti di nuovo a Barbieri, e soprattutto consentitemi che io dica una critica che è veramente eccezionale. Ha esordito come primo allenatore, poiché Barbieri è stato espulso al secondo set, il nostro secondo allenatore, che è Dario Samarino, che ha vinto il secondo set senza Barbieri in panchina, 25-14. Voglio dire, le ragazze gli hanno dato dimostrazione di quanto lo stimano, perché è una in seconda sigla si è dato una bellissima sinergia giocatrici e staff tecnico e anche staff amministrativo, perché facciamo di tutto per mettere sempre nelle condizioni ottimali di poter giocare. Sì, e la partita si è giocata ieri. Io chiedo il supporto della regia per vedere se riusciamo ad attivare il collegamento telefonico con il collega Pietro Mosella. Intanto vedete le immagini fresche dal campo praticamente del Club Italia, che scorrevano in sovraimpressione, per dire che noi siamo bravi in tutto e sempre pronti, prontissimi e professionali. Però intanto chiedo risultati e classifica, così vediamo com'è andata questa giornata di campionato. E esattamente alla nona, come ricordava il presidente della Volley Cup A2, questi risultati: Club Italia Crai Volley Soverato 1-3, Trentino Marignano 2-3, Fenera Chieri Cuneo 3-1, Olbia Brescia 1-3, 1-3 anche per Caserta Collegno, Orvieto Baronissi 3-0, 3-0 anche per Montecchio Marsala, Perugia e Mondovì chiudono questa giornata di campionato con 0-3. Riposa l'Olimpia Teodora Ravenna. Vediamo la classifica: Marignano a 20 punti, segue il Cuneo, anzi sono a pari punti con il Cuneo 20, al secondo posto Volley Soverato con Mondovì a 19 punti, Fenera Chiara 18, Trentino 17, Ravenna 14, Collegno e Millennium Brescia e Club Italia 12, Montecchio 11, Zambelli Orvieto 10, Perugia e Olbia insieme a Baronissi hanno 8 punti, e chiudono Caserta e Marsala con 4 punti. Una classifica corta, però tante le soddisfazioni per la Volley Soverato, una partita, come lei ricordava presidente, che si è giocata con le unghie e con i denti, perché le ragazze sono veramente aggressive sul campo. Io ho potuto vedere dalla diretta, che poi fanno vedere su Facebook, qualcosa. Il primo set si poteva comunque vincere, no? Perché poi praticamente l'hanno vinto le avversarie per un 30-28, quindi voglio dire, eravamo lì. Abbiamo avuto delle palle meglio nelle set e le abbiamo perse, poi abbiamo commesso due ingenuità in battuta loro e abbiamo perso il set. Però la testimonianza che questa squadra vuole giocare, se la vuole giocare fino alla fine, è la reazione che hanno avuto. E del resto tutti i giornalisti che erano lì presenti hanno detto: con questo Soverato che lotta su ogni palla è difficile mettere la palla a terra. Abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo giocato al cospetto di un bel po' di gente, tra queste persone c'erano un sacco di calabresi, anche a centomavesi, gente che poi ha telefonato per fare i complimenti. Noi manteniamo sempre la nostra dovuta calma, perché il campionato è molto lungo e sicuramente è molto strano, perché ci sono risultati che non ti aspetti. Si diceva che Cuneo doveva fare un boccone di questo campionato, Cuneo ha preso la seconda scoppola e ancora Cuneo deve fare poi i conti con la sosta. Del resto, di queste 6 squadre che siamo nelle prime posizioni, 5 tranne la Volley Soverato devono osservare un turno di riposo. E se dovessimo accarezzare l'idea di fare sempre risultati, potremmo anche venire qua a dire: guarda dove siamo, siamo la sera. A me piace il presente, che già comincia a parlare sorridendo, quando è tranquillo e sereno. In effetti la giornata di ieri ha detto che la classifica si è accorciata moltissimo, ha perso il Cuneo, Marignano ha preso soltanto 2 punti, le altre squadre che erano a 16 punti ne hanno presi 3, quindi adesso, come giustamente diceva il presidente, nello spazio di 3 punti ci sono ben 6 squadre, quindi giustamente con quello che può succedere domenica. Adesso arriva un tour che tranquillamente ci vede impegnati domenica in casa, mercoledì poi ad Olbia e poi l'altra domenica di nuovo in casa. Quindi già ci sono 3 partite che possono effettivamente dire qualcosa di importante per la Volley Soverato. Mi pare di vedere che ci fanno cenno che c'è la diretta per telefonica con il nostro
collega Pietro Mosella. Pietro, ci sei? Pronto, buonasera. Ma tu chiami da Milano, da dove stai chiamando? No. Stavi rientrando? No, questa volta non ero a Milano. L'ho vista pure io, come in tanti tifosi del Tonerato che l'hanno vista in streaming, l'ho potuta vedere pure io in streaming. Pietro, questa classifica accorciata. La classifica si è accorciata, ma direi che la vittoria del Soverato di ieri è pesante, non solo in ottica classifica, ma anche perché si è vinto su un campo difficile. Il Club Italia, soprattutto in casa, è una squadra molto ostica, quindi la vittoria del Soverato dimostra un ulteriore passo verso la maturazione di questa squadra, che ha delle grosse potenzialità e gradualmente sta prendendo confidenza con quella che può essere in realtà la sua reale classifica, perché è una squadra da primissime posizioni e alla luce dei risultati che sono maturati non ci dimentichiamo che praticamente potenzialmente il Soverato potrebbe essere il primo in classifica, considerando che ha già osservato il proprio turno di riposo e le altre si dovranno fermare già la domenica prossima con Cuneo, che osserverà il proprio turno di riposo. E allora Pietro, io invece ti volevo fare una domanda ritornando un po' indietro negli anni. Ricordo l'anno scorso che la Volley Soverato sì era forte in casa, ma fuori casa poi aveva un po' di difficoltà a concludere e quindi a portare i tre punti. Invece quest'anno mi pare di capire che le ragazze hanno trovato un bel gioco di squadra e stanno imporsi anche fuori. Il cammino di queste prime nove partite la dicono lunga, nel senso che praticamente il Soverato, il paradosso di questo inizio di stagione è che ha perso dei punti, tranne la sconfitta a Cuneo, ha perso dei punti più in casa che fuori praticamente, perché ha vinto due partite al tiebreak e con una domenica scorsa quasi c'era andato di nuovo al tiebreak. Quindi paradossalmente la squadra fuori in casa dimostra di avere una certa autorità, forse in casa ancora soffre un po' fatto di dover raggiungere il risultato a tutti i costi, però insomma diciamo che credo che il presidente avrebbe firmato per essere in questa posizione dopo le prime 9 partite di campionato. Lo coinvolgiamo, vediamo cosa risponde il presidente. Certamente sì, che ci mancherebbe. Io sono contento della situazione attuale. Mi auguro di poter continuare con lo stesso impegno e quando si ha la voglia, la passione e c'è la determinazione di raggiungere risultati, io penso che questa squadra ha tutte le carte in regola per disputare il proseguo del campionato nel migliore dei modi. Io invece, Pietro, prima di congedarti volevo dirti solo questa cosa, che io anche ho visto la partita, come dicevi tu, in streaming. Mi pare che una colonna portante della Volley Soverato è la difesa, perché sono molto brave le ragazze a difendere, quindi a non far sì che l'altra squadra concluda, quindi che faccia punti. Credi sia una cosa giusta questa mia disamina oppure mi sono sbagliata? Guarda, io direi che sicuramente ai tanti tifosi e spettatori salterà all'occhio sempre le prestazioni di Alexa Gray, che è sicuramente la punta di diamante della squadra, capocannoniere del campionato, ma ci sono anche tante altre giocatrici che oltre a fare squadra stanno disputando ottime partite. Citerei anche, vedendo le statistiche delle ultime giornate fornite dallo staff tecnico del Soverato, le grandi prestazioni di Giorgia Caforio, le percentuali di difesa e in ricezione lo confermano, così come Donali. Sicuramente sono due persone che dietro in fase di ricezione e di difesa danno sicurezza alle altre, però da notare anche ieri la prestazione di Laura Privo. Direi che piano piano tutte le componenti di questa squadra stanno arrivando al livello auspicato a inizio stagione, soprattutto dal presidente Matozzo, che devo dire la verità, anche negli anni più difficili non ha mai nascosto il suo ottimismo, e quindi a maggior ragione quest'anno il suo ottimismo è giustificato dai risultati e anche da una squadra che, dicevamo, in questa stagione è stata allestita per disputare un campionato importante e lo sta facendo. E allora grazie Pietro ovviamente del tuo intervento, noi ti auguriamo una buona serata e naturalmente sei sempre il benvenuto nei nostri studi. Grazie a tutti voi, saluti a tutti e ci rivedremo sicuramente nelle prossime puntate. Buona serata. Grazie Pietro. E allora dicevo io di questi tre impegni, potenzialmente noi ormai siamo abituati nello sport a parlare sempre sulla carta perché mai nulla è scontato, però ci sarebbero l'opportunità
tre squadre che sono sotto di noi, abbastanza anche sotto di noi, tranne diciamo il Ravenna che è a 14 punti, le altre due sarebbero più abbordabili. È vero che ogni partita bisogna giocarsela. Cosa ne pensi tu? Cosa dici che... Cosa dirai alle tue ragazze in questa preparazione? Innanzitutto vado a fargli i complimenti e a dirgli che ancora una volta sono orgoglioso di loro per quello che stanno facendo. Poi per dire che giochiamo in casa dove non abbiamo perso neanche una partita adesso, quindi noi dobbiamo mantenere questo impegno, perché il tifoso di Soverato, molti tifosi di Soverato che vengono anche da fuori, meritano che l'impegno che loro ci mettono nel aiutare la squadra nei momenti critici. Io non dimentico l'ultima partita, perdevamo 23-17, il pubblico ha spinto la nostra squadra a vincere, abbiamo vinto mi pare 30-28, roba del genere, quindi con grande, grande tifo, grande passione, ed è una cosa importante. Poi, caro Fausto, sono tre partite ma li giochiamo contro tre squadre di Serie 2 e quindi sono sempre partite che vanno disputate col massimo impegno. Di certo, dopo aver disputato bellissime partite con squadre molto blasonate, io mi aspetto che anche con queste squadre, in teoria, sulla carta leggermente inferiore tecnicamente e come organico lo vuole Soverato, ci sia più determinazione per evitare che, come al solito, ogni volta che giochiamo una partita ci rimettiamo un set o anche due. Adesso finiamola, cominciamo a vincere. Come anche diceva Pietro, effettivamente Soverato ha perso più punti in casa che non fuori, in pratica. Ho persi due, quindi in teoria, pur mantenendo la sconfitta di Cuneo, noi oggi avevamo 22 punti con una partita in meno, quindi accarezzando l'idea e facendo i dovuti scongiuri ovviamente di vincere tutte le partite, si può arrivare anche alla fine del girone di andata con un bel margine di vantaggio. Quindi questo ci conforta, questo mi consente di dire che abbiamo fatto delle scelte ottimali, scegliendo anche un grande allenatore, un secondo allenatore di prestigio, e tutto lo staff che ci gira intorno è gente come si deve. E comunque possiamo dire, come giustamente abbiamo detto, che le squadre che ci sono lì vicine devono riposare. Il fatto stesso di esserci tolta la trasferta di Cuneo, che poi al girone di ritorno avremo in casa, verrà qui, dovrà... Non abbiamo perso malamente alcune, no, abbiamo perso, ci sono state delle cosine. Io per esempio oggi, dopo aver visto la partita, devo fare i complimenti alla ritrovata vena sportiva di Giorgina Caforio. Quindi Giorgio, quando è in vena, non fa cadere una palla, non la fa cadere neanche Melissa Donasta, e tu aggiungi queste cose e due palleggiatori che ci mettono molta abilità e molta perizia, gli attaccanti Laura Frigo, Alexia Gray e, perché no, anche Elisabetta McMahon, che sembra una giocatrice che fa poco di punti. Ieri, e me lo faceva notare il mio allenatore, su 17 palloni che ha ricevuto, quindi 17 palloni attaccati, ne ha messo a terra 8, quindi una percentuale del 41%. Ottima. Voglio dire, ottima dal punto di vista statistico degli allenatori, tant'è che questa percentuale è pari a quella di Alexia Gray, che però ha attaccato più palloni e ne ha messo 22 a terra. Quindi questo significa che i palleggiatori, per la verità, hanno distribuito il gioco in maniera ottimale. Il libero è stato eccezionale. Il nostro capitano ha trascinato anche questa volta la squadra, quindi tutte queste cose. Poi la panchina, Fausto, quest'anno credo che sia una panchina lunga, un vantaggio rispetto alle altre, e questo mi dovete consentire di aver fatto delle scelte ottimali, è che la nostra panchina è una panchina doc. Tutti possono entrare, tutti possono essere. E l'abbiamo notato la settimana scorsa, io ho seguito sempre anche la nostra trasmissione, si parlava proprio di questo fatto che quest'anno ci possono essere dei ricambi, non c'è il classico sestetto, base e basta. No. Come c'era posso... Cuneo, vedi, Cuneo ha un infortunio nella squadra, la sta pagando, perché rischia che ci sia ancora qualche partita che perde. Alessandro, come vivete voi questo ambiente del lavoro? Ormai sono diversi anni, il calcio è tutt'altra cosa, però voi siete impegnati di solito nelle orarie delle partite, però è piacevole sapere che ha Soverato... Tanto è rimasto solo quello ormai. Sicuramente la vuole Soverato, però lo chiedo, il compensore non solo per Soverato. Spesso mi è capitato di venire in trasmissione e di incontrare il presidente, e quindi sono ospite fisso. È sempre un piacere ascoltare anche gli esami delle varie gare del corso campionato. Credo che sto vedendo, seguo poco in realtà, di questo un po' me ne vergogno, perché comunque
sì, no, essere sempre disponibili per vedere le gare, però è veramente un piacere vedere il Sovrato così in alto. Come dicevamo fuori onda prima, il fatto che facevamo la battuta con il presidente del vice che è subentrato e che ha vinto una cosa, la stessa cosa giustamente dicevi tu, non può avvenire nel calcio, no? È un po' diverso perché nella volle credo che ci sia un senso di responsabilità ancora più importante per sì. Un vice, perché mentre nel calcio è semplice, diciamo, magari farsi sentire da fuori, mettersi sulla tribuna e comunicare con i ragazzi, nei time out parla solo il sostituto, certamente. Sicuramente un senso di responsabilità. E allora, prima di congedare il presidente Matozzo, che ma non ha la partita stasera, può stare con noi in a mezzanotte. Non è devo così. Andare a vedermi la partita stasera. Anche perché vedi, io stasera sono. Ma siamo sì, soli, potevi vincente, stare con noi stasera. Su tre squadre di cui sono fortemente tifoso. Primo, Catanzaro. Uno la persa oggi. Catanzaro, con la Juventus. E poi la Volley, una persa. Due le vinte e una la persa. Quindi sono ancora vincente, capisci? Allora, presidente, Fausto le ha fatto una domanda velata, non è andato nel dettaglio. Dice, ma lei sta prendendo gusto, quella posizione in alto la sta guardando? Perché io mi ricordo quando lei è venuto qui la prima giornata di Domenica Gol, no? La prima puntata di Domenica Gol, ha detto l'ambizione è quello di salvarci. Però adesso, come si dice, l'appetito viene mangiando. Ma guarda, Stefania, io salvarci lui non l'ha mai detto, guarda, io, te lo posso garantire io. Io personalmente sono uno che quando mi faccio una competizione, da quella amatoriale personale a quella agonistica di spessore come quella della 2, non sono un tipo che vuole perdere. Io mi sono posto un obiettivo, non è un sogno. Io dicevo a un amico, dice, ma il tuo sogno continua, non è un sogno, i sogni possono svanire. Il mio è un obiettivo, io lo devo raggiungere. Io voglio che in Calabria ci sia la 1 di pallavolo, che sia quest'anno, che sia il prossimo. Fino a quando non raggiungerò questo obiettivo, io sarò ancora presidente, mi dovranno sopportare parecchio. Bene, grazie. Una domanda, no, volevo una. Lui fa parte anche ovviamente anche della parte organizzativa della federazione. Questo fatto che quest'anno ci sia questa novità dei turni infrasettimanali, molti quest'anno, e però si gioca lo stesso il 26 di dicembre e il 30 di dicembre. Come ce lo spieghiamo questo fatto? È l'unico sport che fa questo. Fausto, quando vado alle riunioni di Lega mi dicono adesso parla come al solito il calabrese. Detto questo te la dice lunga di quanto io sia una persona che contesta determinate cose. Perché? Perché io devo andare a finire. L'anno scorso abbiamo giocato ad Olbia e poi a Trento. Sembrerebbe una stupidaggine, no? Sembrerebbe questi pochi personaggi che non credono quanti sacrifici si fanno. Il costo di una partita ad Olbia, che poi ti deve ritrovare a Trento, è un costo esorbitante. Quindi già queste cose, io ho sempre detto, però mi dicono, se vuoi stare in A2 devi accettare anche queste cose, perché questa è l'unica cosa che la FIPAV, per rispettare quelle che sono state le indicazioni della FIVB, che è l'organismo generale mondiale, noi dovevamo fare un campionato a 20 squadre con due gironi. Purtroppo ne sono arrivate 17, quindi noi stiamo facendo un campionato a 17 squadre, ragazzi, che è veramente micidiale. Per poterlo racchiudere nei tempi dovuti al fatto che poi ci sono quelle qualificazioni europee e mondiali, tu devi per forza giocare di mercoledì. E allora chi ha più energia, chi ha più panchina, chi ha più la forza di resistere a questo tour de force, che sicuramente non è cosa da poco, probabilmente la vincerà la cosa. Quindi è un campionato difficile, ecco perché quelle squadre che hanno 6 giocatrici che sono contate, è difficile, anche se sono giocatrici di spessore, no, sì. Io sto parlando di giocatrici a Cuneo che sono giocatrici di Serie 1. Noi ne abbiamo 12, non saranno di A1, saranno di A2, ma ne abbiamo 12, è una cosa ben diversa. Quando ci corre sempre bene. Bene. E allora, presidente, prima di congedarla, ricorda il prossimo turno, lo facciamo fare a lei? Sì, il prossimo turno giochiamo in casa contro Orvieto, che è una neopromossa, che anche questa va presa con le pinze, con la giusta determinazione per dire, beh, dobbiamo andare a vincere così, ragazzi miei, ragazzi della squadra, vincete in un'ora e mezza, poi ve ne andate, siete liberi, cioè, al di là di questo. Preparate per Olbia. Abbiamo
un dovere sia nei confronti della città di Soverata e dei nostri tifosi, ma un dovere di autostima dei sacrifici che fanno anche le ragazze. Siete nelle prime posizioni di classifica, non potete non giocare all'altezza di questa posizione. Ergo, è difficile pensare ad una prestazione sottotono dal momento che voi rappresentate la seconda forza del campionato con una partita in meno. E la dice tutta. Detto che parlare latino costava, costato qualcosa a un presidente di Serie A. Attenzione, presidente. Grazie, presidente Antonio Madozzo, e arrivederci. Arrivederci a voi. E io vi ricordo, prima di andare in pubblicità, che alla fine della trasmissione andrà in onda la partita che si è disputata tra Club Italia Volley Soverato per 1-3. Ricordo il risultato. Bene, andiamo in pubblicità e poi subito qui con Domenica Gol. Struttura accogliente, professionale e innovativa è il Centro Medico Polispecialistico Med Center. Autorizzato dalla Regione Calabria, offre servizi di medicina dello sport, cardiologia, fisiochinesiterapia, riabilitazione, ecografia, ortopedia, fisiatria. Il personale medico è specializzato per ogni settore e gli strumenti diagnostici sono il top della tecnologia. Al Med Center il paziente ha tutte le attenzioni possibili. Centro Medico Polispecialistico Med Center. A Satriano Marina, uscita Soverato Sud, via del Progresso 4. Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19, allo 0967 530337. Med Center. Esperienza e tecnologia al servizio della salute. www.medcentersalute.it. Ogni giorno è un giorno buono per tentare la fortuna. Da Planet Win 365 ogni giorno puoi fare le tue scommesse sportive, navigare in internet, ricaricare il telefonino, fotocopie e fax. Planet Win 365 è anche centro elaborazione dati e money transfer. Tenta la fortuna e approfitta dei nostri servizi per ogni esigenza. Planet Win 365, soluzioni a portata di mano. Via Monfalcone 6, Soverato, Catanzaro. E ben ritrovati sempre rigorosamente in diretta dagli studi di Soverato 1 con Domenica Gol, con me Fausto e gli ospiti del Real Montepaone. Iniziamo a parlare di calcio partendo dalla Serie D, quindi vediamo subito com'è andata questa giornata di campionato con i risultati e con la classifica. Ed è esattamente la 13ª giornata, il collanese Igea Virtus è un 0-2, mentre pareggiano con un 2-2 Cereale Nocerina, Messina e Bolitana 3-2, Cittanovese Portici 0-1, Gela Palazzolo 1-2, un pareggio e un 1-1 tra Jebilson Paceco, 0-0 Roccella Santa Cataldese, Troina Isola Caprizzuto 3-1, Vibonese Palmese è anche un 3-1. Ed eccoci pronti con la classifica. Che arriva a breve, eccola, Troina a 32 punti, segue a pari punti seguono Igea Virtus e la Nocerina con 24 punti, Cireale 23, Gela ed Ercolanese sono a 22 punti, Vibonese e Santa Cataldese 20, Cittanovese 19, Palazzolo 18, Jebilson 17, Portici 15, Messina 13, Roccella 12, Bolitana 10, Palmese 8, Paceco 7, Isola Capo Rizzuto 5. Non cambia nulla nella sostanza, ma obiettivamente diamo a Cesare quel che di Cesare. L'Isola ha perso con il Troina, ma ha perso 2-1, addirittura era andato in vantaggio, quindi magari un golletto in meno glielo possiamo assegnare, non lo ha subito, ma cambia poco, dicevo, per quanto riguarda la sostanza del risultato e della classifica. Questo Troina che sta diventando davvero, come la chiamiamo noi con Giorgio, l'ammazza campionato. Effettivamente lo avevamo già visto, questa squadra, quando ha giocato la Coppa Italia Nazionale qui in Calabria, se non ricordo male, proprio l'anno scorso,
e aveva fatto davvero molto bene, quindi ha dimostrato di essere squadra brava, capace, è riuscita ad essere promossa e adesso nel Serie D, nel girone di Serie D sta facendo molto bene, tant'è vero che come vedete dalla classifica ha già 8 punti di distacco sulla seconda in classifica. Alessandro, mi sembra che questo la dica lunga, dopo poche giornate di campionato, appena 13 giornate, 8 punti sono un bel bottino. Sì, sicuramente è un bottino importante, poi bisogna vedere ovviamente dopo 12 partite, mi pare che sia la dodicesima, questo è il 13esimo comunque. Che sicuramente ha come favorita, perché 8 punti di vantaggio sono tanti. Mi soffermo sempre sulle calabresi quando si guarda questo girone, comunque credo che piano piano stanno riprendendo quasi tutti la marcia, solo l'isola Caporizzuto forse è ovviamente un po' in ritardo, però sia Roccella sia Vibonese stanno, comunque anche la Cittanovese, anche se oggi ha perso in casa, però credo che si stiano facendo valere. Purtroppo è il Palmese la squadra che in questo momento forse è la peggio messa in situazione. Nino, tu segui pure questo campionato, mi pare che se non vado errato è alla quinta e sesta sconfitta consecutiva, eppure addirittura oggi a Vibo era anche andato in vantaggio. Ci meraviglia questa situazione? Sì, da come era partita sicuramente, evidentemente altri tipi di problemi non tecnici sicuramente l'hanno portata in questa situazione. Spero che risolvano questi problemi e che si riprendano, come lo auguro all'isola Caporizzuto, perché c'è tutto il tempo ancora per cominciare a lottare, ecco, per rimanere in categoria. Le altre stanno andando bene, la Vibonese stessa si sta riprendendo, dopo il cambio di allenatore anche sta fatto questa vittoria oggi. Auguro ogni bene alle calabresi comunque di questo girone, di questa categoria. Quello che mi sembra si sia calato nello spirito del campionato è Mimmo Giampà, Alessandro, che con Roccella aveva cominciato male, adesso probabilmente ha capito che gli basta seguire una certa politica, la politica dei piccoli passi, che potrebbe pagare, che dici? Sì, probabile. Ovviamente per dare un giudizio bisognerebbe vedere certo. Qualche partita, vedere come si esprime la squadra, però da quello che so io, anche nelle prime partite quando i risultati non venivano, da quello che so la squadra si esprimeva comunque bene, quindi io credo che quando ci sia una prestazione importante durante le gare, anche se arriva una sconfitta, questo non deve far assolutamente abbattere nessuno, e lo dimostra poi il fatto che Roccella ha ripreso il cammino e mi sembra che in questo momento sia a 2-3 punti addirittura da essere fuori dai playout. Sì, oggi è stato pure sfortunato perché ha preso una traversa, poteva anche vincerla questa partita e sarebbe quasi arrivato a ridosso del Porci, questo Porci che poi è andato a vincere a Cittanova. Io non me l'aspettavo la sconfitta della Cittanovese oggi in casa. Effettivamente la Cittanovese è una bella squadra, sì. Una signora squadra, però ripeto, le partite soprattutto in Serie D un campionato equilibratissimo. Sono diverse. Ogni partita è una storia a sé, veramente, non è una frase fatta, è un campionato difficile, è lungo soprattutto, quindi in ogni momento, anche l'anno scorso ne abbiamo avuto riprova, abbiamo visto squadre che erano favorite addirittura ai playout che poi sono retrocesse. È molto questione di pensiero, di come si affrontano, perché psicologicamente probabilmente, ecco, l'abbiamo visto anche in Serie A per esempio, oggi il Crotone, no? Che era riuscito a vincere a Bologna non più di 2 settimane fa, oggi con il Genova addirittura non è riuscito a recuperare un pareggio nello spazio addirittura di un'ora e mezza quasi, perché dopo... c'è anche l'altra squadra in campo. Sì, però secondo me... che il Genova ha appena cambiato allenatore e quindi motivazioni diverse. Ma non credo che mancassero al Crotone le motivazioni. Assolutamente no, evidentemente oggi Genova era più motivato. Va bene. No, io volevo chiedere solo a mister Pisano, perché tu hai detto, Fausto, che questo campionato sembra più o meno definito col Troina in testa che continua insomma a vincere, però tu pensi che il calciomercato, no, che si chiuderà poi a dicembre, possa comunque cambiare le sorti di questo campionato? Assolutamente sì. Assolutamente sì, a differenza dei campionati importanti di Serie A, Serie B, dove praticamente il mercato di gennaio sposta poco sì. Nei dilettanti è tutto il contrario, ci sono a volte le squadre completamente nuove, con
giocatori di categorie superiori che praticamente poi ti sconvolgono le classifiche. Io non credo che il Torino abbia già vinto il campionato, però no. Sicuramente con 8 punti di vantaggio ha un buon bottino, però come dici tu sicuramente dipenderà molto anche da come si muoveranno in fase di mercato. Sì, staremo a vedere, noi tutti siamo gli qua. Anni succede giusto. Questo qui, giusto, effettivamente. Andiamo bene, avanti. Allora andiamo avanti, passiamo all'eccellenza, vediamo com'è andata questa giornata di campionato, anche qui vediamo se ci sono state delle sorprese, questo ce lo dirà sicuramente Fausto. Eccoci con l'11ª giornata, i risultati: 0-0 per Castrovillari Locri, Siderno Cutro 3-1, Amantea Reggio Mediterranea 1-0, Luzzese Gallico Catona 1-2, 1-1 invece per Scalea Soriano, Sersale Paolana 1-0, Aurora Reggio 3 Bisacce 1-3, Acri Cotronei 3-0-1. Diamo la classifica. Un po' di suspense, no? Così facciamo, teniamo incollati i telespettatori alla, eccola, al televisore. Locri 26 punti con il Siderno, Cotronei 21, Sersale e Gallico Catona 20, Castrovillari 18, Acri e Soriano 16, Reggio Mediterranea 15, Cutro 14, Trebisacce e Amantea 13, Scalea 11, Paolana 9, Aurora Reggio 6, chiude la Luzzese con 2 punti. Io, Fausto, partirei direttamente dal Sersale che ho già vinto e mi pare di capire che all'inizio non stava facendo un campionato eccezionale, però è andato in rimonta. Io sì, no, hai ragione, ha vinto, ma io, se mi permetti, io dico, sì. Nel calcio tante volte è come se ci fosse il cosiddetto regista occulto che prepara le cose, fa in maniera tale che nel momento opportuno accadano certe cose. E la cosa che poteva accadere di più bello, di più entusiasmante per questo girone di eccellenza era che domenica prossima a Locri si incontrassero le due squadre con gli stessi punti. Effettivamente è successo questo. Il Locri ieri, nell'anticipo di ieri, ha pareggiato a Castrovillari, una partita difficile ovviamente, lo sappiamo, perché il Locri oltretutto sta avendo anche qualche problema di infortunio, c'è qualche cosa che non va, fuori casa per esempio stenta un pochettino, già alcune domeniche fa ha vinto con 2 rigori a Luzzi, che era una squadra che è ultima in classifica. E quindi il Siderno, nonostante sia andato in svantaggio oggi contro il Cutro, è riuscito a ribaltare la situazione e domenica prossima assisteremo a un bel Locri Siderno che certamente sarà una bellissima giornata di sport. E allora io ti fermo un attimo, sì. Poi ritorniamo ovviamente sulla classifica, perché c'è un servizio che dobbiamo vedere assolutamente, ed è questo 0-0 che tu hai già citato tra Castrovillari Locri, tra l'altro con una bella coreografia. Noi avevamo i video, però per ragioni poi di tempo e di spazio purtroppo non siamo riusciti a mandarli, però vediamoci il servizio. Mister Carlone, allora, tutto sommato una bella partita, mister, una bella cornice di pubblico, è mancato il gol, che è anche una cosa particolare per i nostri anticipi, perché fino adesso negli anticipi di Stadio Radio e Calabria TV le partite non sono mai finite sullo 0-0. Partita giocata a viso aperto, dicevamo, sia dal Locri che dal Castrovillari. Alla fine il pari lo ritiene giusto oppure ci poteva stare qualcosina in più per la sua squadra? Intanto anch'io devo fare i complimenti alle due tifoserie per lo spettacolo che hanno offerto in questa gara. È stata una bella gara, una gara vibrante che fino alla fine poteva decretare un vincitore. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo giocato al cospetto di una grande squadra che fino ad ora ha vinto 8 gare, ne ha fatto una sola, ne ha perso una sola, il miglior attacco, la seconda miglior difesa. Quindi tanto merito a loro, perché meritano la posizione di classifica. Noi ci siamo atteggiati da buona squadra, da squadra che in mezzo al campo, anche con qualche acciaccato di troppo, Legacy ben in casa, portiere di Cara, ma oggi Caputo ha fatto una grande partita, così come Longo, il nostro esterno. Era una gara che un episodio l'avrebbe potuta sbloccare, non è capitato nessun episodio particolare, né da parte nostra, magari forse noi verso la fine, quella punizione battuta veloce con Caligiuri. È un risultato giusto che accontenta tutti e due e che mette in mostra comunque due squadre che penso faranno parlare di sé fino alla fine. E allora, eccoci rientrati da questo bel servizio di eccellenza. Ricordiamo che stiamo discutendo proprio di questa classifica di eccellenza, di questa giornata di campionato, esattamente l'11ª, se non sbaglio. Sì, l'11ª, sì. Ma io chiaramente non voglio esimermi dal rispondere alla tua domanda che mi hai fatto sul Sersale. Era più importante, sì, certamente, certo, dire la
la vicenda tra Locri e Siderno, il Cersale, sì, chiaramente sta dimostrando di avere qualche difficoltà il Cersale, forse è stato un po' sfortunato perché quest'anno fino adesso ha incontrato già quattro volte, anzi tre volte il Locri, ci ha perso sia in campionato, pareggiato e perso in Coppa, quindi probabilmente è di una levatura diversa. Poi ricordiamo il Cersale viene dalla retrocessione dalla Serie D, quindi c'è stata un po' una rivoluzione, anche se pare che sia stato ricostruito con molti degli uomini che aveva due anni fa quando è stato, quando ha vinto il campionato, quando è stato promosso, sì. Io vedo un po' di distacco tra Locri e Siderno rispetto alle altre, anche se bisogna stare attenti, e questo qua chiedo l'aiuto sicuramente di Alessandro, a questo Cotronei che da quando è andato a Morello, se non vado errato, mi pare che è alla quinta vittoria consecutiva, oggi è andato a sbancare Acri, una piccola chicca, ecco, sempre per restare a quel famoso regista, mercoledì si incontrano a Cotronei, Cotronei e Acri per la Coppa Italia. Beh, sicuramente è una rosa importante, perché ho seguito, diciamo, quest'estate i movimenti di mercato, il Cotronei ha fatto una grossa squadra, non mi spiegavo magari la partenza del Cotronei, era un pochettino, c'era secondo me più di un punto interrogativo, questa secondo me è una marcia che è cambiata. Beh, se, sicuramente ci sarà stato il cambio dell'allenatore che ha dato una grossa mano, ma soprattutto credo che in questo momento ci sia una continuità di risultato che è difficile. Nell'abbrivio della vittoria dell'anno scorso del campionato, sì, no? Perché comunque era, secondo me c'è un lavoro che parte da più lontano, sì, con inserimenti importanti. Credo che la squadra, secondo me, si può inserire nelle prime tre posizioni, perché può, fino alla fine potrà stare là sopra, perché anche il Cersale comunque una signora squadra, oltre ovviamente a Siderno e Locri, che senza dubbio hanno i due organici più importanti, anche se sicuramente il Siderno ha tenuto il profilo un pochettino più basso rispetto a Locri. Beh, ma secondo me non ci sta a lasciare spazio, no, assolutamente, ha una rosa, c'è una rivalità, poi ha una rosa allo stesso livello del, certo, Locri. Si è rinforzato oltretutto in settimana ancora. Ho letto, sì, ma è forte in tutti i reparti, e quindi io credo che sicuramente saranno due protagoniste del campionato fino alla fine, ma come dici tu stesso, Cotronei e Cersale possono stare, come anche Gallico Catona e Reggio, sì, Med, sì, hanno delle signore squadre. Però sono quelle squadre che probabilmente magari durante il campionato hanno quelle giornate storte, che magari... Per il momento è il passo di Locri Siderno che diciamo che è più alto della media, perché comunque credo che fare 26 punti, se non vado errato, in 11 partite sono tanti. Bisognerà vedere se l'infortunio, se non vado errato, di Conversi possa essere... Ieri? È stato, sì, l'infortunio? Sì, pare che è stato, vediamo, non lo so, si parlava di un infortunio di Conversi. Poi io, Fausto, guarda, queste sono delle rose, quando una rosa molto ampie, è strutturata per arrivare in fondo, io non credo che, sicuramente non metto in dubbio la qualità e la bravura di Conversi, ci mancherebbe altro, però credo che siano state strutturate delle rose importanti per sopperire ovviamente a infortuni che durante il campionato ci sono. Certo, una curiosità, Nino è preparatore dei portieri, però è anche un dirigente, quindi ormai, ecco, mi spiegate come può succedere in eccellenza che una squadra sbagli la sostituzione? Mi riferisco esattamente alla partita Aurora Reggio Cutro, è stata data persa all'Aurora Reggio che l'aveva vinta sul campo per 2-1 perché hanno sbagliato alla sostituzione di un giocatore, un 99, hanno messo un 98 e l'hanno tenuto per oltre mezz'ora in campo. Come si fa a fare un errore del genere? Inconcepibile, secondo me, anche perché stai facendo un campionato di livello, ecco. Mi sembra che l'allenatore sia stato anche, mi è pagato per questo. Sì, sì, oltretutto. Quindi, sì, c'è stato anche il cambio lì. No, è inspiegabile, è inspiegabile. C'è da dire una cosa, che io in primis posso essere testimone del fatto che molte volte in panchina l'adrenalina fa dei brutti scherzi, sì, però è normale che in uno staff nostro caro amico non te l'avrebbe consentito di fare un errore del genere, un certo Gianfranco, nostro amico, assolutamente, ma qualcuno in ogni caso nello staff deve essere vigile, presente, per evitare che succedano queste cose.
all'allenatore può succedere che sfugga una cosa del genere, però deve essere subito. Ma fianco al dirigente accompagnatore. Probabilmente in quel momento c'è stato un po' di superficialità di troppo. Sì. È vero, effettivamente. Va bene. Sì, quindi abbiamo detto tutto per quanto riguarda questa eccellenza. Sì, credo di sì. Purtroppo questa Luzzese che va sempre più giù è ricca davvero di essere ormai il fanalino di coda già definito di questo campionato. Sta succedendo parecchi anni questa storia. Com'è? Questa storia di avere una squadra molto più debole delle altre, sta succedendo. Per fortuna che non avviene in testa questo fatto che c'è la squadra ammazza campionato, quest'anno. Fortunatamente davanti c'è una... È più equilibrato quest'anno. Una bella lotta, soprattutto perché poi c'è una grande rivalità tra Locke e Siderno, quindi comunque sì. Domenica sarà una bellissima, spero, soprattutto una bellissima giornata di sport. Ma sicuramente. Sono due tifoserie importanti. Quindi sì, sicuramente. Oltretutto sono due tifoserie corrette, no? Questo sì, sì. Dobbiamo sì, sempre sottolineare. Assolutamente sì. E allora, noi speriamo di avere le immagini domenica, Stefania. E guarda, qualche sorpresa la facciamo pure noi. Cadi proprio a pennello, perché io stavo proprio ricordando questo. Tra un commento di calcio e un altro, ricordare ai nostri telespettatori di seguirci, di continuare a seguirci sui nostri social network, quindi sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e su Instagram, e di mandare tanti, ma tanti WhatsApp al nostro numero che vedete in sovraimpressione. Tra l'altro vi ricordo che a breve vi sveleremo sulla pagina Facebook una sorpresa, Fausto, che riguarda i selfie. Il selfie più bello avrà un premio particolare offerto da noi di Soverato 1. Tu ne sai qualcosa? A me così hanno detto. Se donna la mandiamo a cena con Giorgio, che dici tu? Esattamente sì, così faremo. Ok, andiamo in promozione con la girone A. Eccoci con i risultati di questa undicesima giornata: Garibaldina Promo Sport 0-1, Juvenilia Sambiase 0-2, Olimpico Rossanese Pregliano 2-0, rimangono sullo 0-0 Loggiano Rossanese, mentre è un 2-0 per il San Fili contro il Cassano. San Lucero Fiume Freddo Corigliano 2-5, Fronti Belvedere 1-3, rimangono sul 2-2 Silana Bruzium Cosenza. Con la classifica che si definisce così: Olimpico Rossanese a 31, segue il Corigliano con 29 punti, Rossanese 27, Sambiase 26, Roggiano 22, Silana 17, Juvenilia 16, Aprigliano 14, Bruzium Cosenza e Promosport sono a 13 punti, mentre il Cassano a 11 punti, Garibaldina 10, 5, 5, 5 per Belvedere, San Lucido e San Fili, e Fronti chiude con 4 punti. E anche qui, prima di commentare questo girone A di promozione, vediamoci questo servizio che riguarda la gara che si è disputata tra l'Olimpico Rossanese e Aprigliano e si è conclusa con un 2-0. Vediamo il servizio. Finisce per 2-0 questa gara tra l'Olympic Rossanese e l'Aprigliano. Allora, primo tempo davvero molto duro per la squadra di mister Pacino. Nel secondo tempo siete usciti fuori con maggiore calma e maggiore qualità, però l'Aprigliano vi ha fatto veramente penare nella prima frazione di gioco. Sì, un primo tempo giocato sotto i nostri livelli, però devo dire che l'Aprigliano era messo bene in campo, tutti chiusi dietro, non ci davano sbocchi, quindi noi non abbiamo mai sofferto per l'intera partita. Loro il primo tempo erano tutti chiusi dietro, noi abbiamo cercato di raggirarli in tutti i modi, qualche volta ci siamo riusciti, però ci è sempre mancato l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo siamo entrati un po' più concentrati, abbiamo sbloccato subito la partita con Granata e poi è stata tutta in discesa, su 2-0 con un uomo in meno, senza portiere. Abbiamo neanche voluto più di tanto affondare, perché non mi sembrava giusto, visto che era stato espulso il portiere, visto che non potevano fare più sostituzioni. Quindi va bene il 2-0, al momento sono i 3 punti. Siamo con Mr. Stranges. Allora, per un tempo la Prigliana ha messo in difficoltà la capolista Olympic Rossanese, poi avete perso un pochettino di sicurezza, è uscita fuori la miglior qualità della squadra allenata da Pacino e poi alla fine è uscito questo 2-0. Sì, sono assolutamente vero, sono d'accordo, abbiamo fatto un tempo bene in cui non abbiamo concesso nulla, non abbiamo rischiato mai di prendere gol, siamo stati ordinatissimi, siamo stati compatti, abbiamo creato veramente delle difficoltà. Rammarico perché siamo entrati in campo e abbiamo preso subito l'1-0 e poi la partita per noi era praticamente finita, dovevamo essere bravi a rimanere in partita,
e cercare magari qualche episodio per pareggiare la partita, ma poi il secondo gol regalato completamente dai miei ha chiuso la partita. Buone indicazioni secondo me, perché nonostante le individualità ed il gioco dell'Olympic siete stati in partita per circa 50 minuti e poi tutto sommato gran possesso palla da parte dei padroni di casa, però i vostri portieri, perché oggi se ne sono avvicendati tre in porta, tutti questi miracoli non l'hanno fatto. Sì, assolutamente. I nostri portieri sono stati praticamente inoperosi, abbiamo preso gol dove sapevamo di poter prendere gol, perché purtroppo strutturalmente la mia squadra non ha la forza di contrastare Mirabelli e Granata sulle palle inattive, quindi là sapevamo di poter prendere gol, abbiamo cercato tutta la settimana di lavorare su quel tipo di situazioni, purtroppo la Granata sovrastato il nostro difensore, c'è proprio un limite strutturale, i nostri due difensori centrali, nessuno dei due è un difensore centrale, però io sono veramente soddisfatto perché i tre davanti, che sono tre giocatori che non c'entrano nulla con questa categoria, sono stati imbrigliati molto bene. Anche a centrocampo catalano non abbiamo subito e là giocavamo con un 2000, un 99, cioè, l'altro 2001. Cioè. Allora, torniamo a questa promozione di Girone A con il commentare della classifica. Fausto, da dove partiamo? Partiamo dall'alto, perché segnaliamo questa vittoria ancora dell'Olympic Rossanese, ma dobbiamo sottolineare il fatto che è una squadra che non gioca in casa, perché ogni domenica deve andare a trovare la possibilità di giocare in altri campi. Per esempio questa partita di cui abbiamo mandato le immagini viene da Mirto Crosia. E già quindi giocare un campionato intero lontano dalla propria struttura certamente non è facile. Sta andando molto bene, 10 vittorie, un solo pareggio, una squadra che davvero sta macinando gioco. Ha questo Corigliano che la segue sempre a 2 punti, mentre la Rossanese, che all'inizio dell'anno si diceva fosse probabilmente la più quotata, la più forte, perché era quella più accreditata per la vittoria finale, e invece è incappata nel terzo pareggio e adesso si è allontanata di ben 4 punti dalla testa. Quindi quando ci sarà questa rivalità tra una e l'altra squadra di Rossano vedremo come andrà a finire, però credo che questo fatto di pareggiare più partite con i campionati da 3 punti è un pochettino più difficile, Alessandro, no? Ti fa perdere posizioni. È una più di mezza sconfitta. Certo. Pareggiare è un problema con i 3 punti. Comunque credo che alla fine questo campionato lo possa vincere il Corigliano, perché comunque è una squadra notevolmente importante. Ha preso dei giocatori di serie D, non di eccellenza, cioè di una categoria superiore, di due categorie superiori, gente che ha fatto la differenza in serie D, quindi credo che alla fine la spunterà il Corigliano, perché ha un organico importante. Oltretutto credo che sia rientrato anche Piemontese da un paio di domeniche, che sicuramente in promozione non... Ma lo dice la vittoria stessa, 5-2 fuori casa. Ultimamente ha inanellato una serie di vittorie che comunque fanno pensare che abbia preso un ritmo importante. L'unica cosa che possiamo dire è che nello scontro diretto tra Corigliano e Olympic, che si è disputata non a Corigliano, perché qua giocano anche il Corigliano, gioca fuori casa, hanno giocato addirittura a San Giovanni in Fiori alle 11 di mattina. Hanno pareggiato 1-1, quindi... Sì, questa è una problematica, perché comunque per entrambe le squadre non è una... Io mi metto nei panni di un allenatore che deve preparare comunque una squadra per la domenica, e sapere di non avere a disposizione, a volte di non sapere neanche dove giocare, è un problema anche nella preparazione della gara. Sì, perché di domenica in domenica in pratica devono trovare il campo libero, perché lì c'è la possibilità di giocare anche sull'altro campo. Prego. Discorso del Corigliano sul quale tu e mister Pisano eravate proprio in linea. Sì, assolutamente sì. Penso proprio che alla fine il Corigliano la spunterà, anche se si parla di fusione, quindi alla fine vinceranno tutti, perché Rossano e Corigliano forse diventeranno un'unica cosa. Si parla di fusione di comuni. Di comuni, sì, assolutamente. Assolutamente. Ma sarebbe una grande cosa anche fare una bella squadra unica.
E beh, questo è da vedere. Comunque, solo per dire un inciso, il derby sarà la penultima giornata di campionato, quindi all'andata e al ritorno vivremo in attesa di questo derby. Dimmi, allora, Stefania. Mi fermo un attimo perché andiamo un attimo in prima categoria, perché la regia ci deve far vedere una cosa. Che cosa c'è? Vediamo. Ci cerca qualcuno? Ecco. Pronto, buonasera. Collegati direttamente dalla sede di Giri Falco. E allora io vedo lì al Giri Falco, vedo il dirigente del Borgia, se non vado errato, Rocco Mondillo, vero? Sì, buonasera, buonasera. Oh, bene, abbiamo un ottimo ritorno. Buonasera, come va? Tutto bene? Ma che vuole? La tratta bene, sì, Pepe? Sì. Sì, come no, come no. Vecchi amici. Bene, allora, intanto stavamo dicendo un'anticipazione di questa giornata, una partita importante quella oggi a Borgia, tra Borgia e Real Mileto. Ma sì, il Borgia fa sempre la sua partita, i ragazzi del Borgia entrano sempre in campo per fare la partita per come veramente sappiamo giocare, e giocano con il cuore e giocano soprattutto per la maglia i ragazzi del Borgia. Oltretutto vincere al 94esimo è importante, è una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione certamente, ma ci abbiamo creduto tutti quanti e soprattutto i ragazzi fino all'ultimo momento. Sì, sì. E allora, grazie dirigente Mondillo, tanto ci ricollegheremo a breve quando parleremo di prima categoria, era solo un anticipo, giusto perché noi ci teniamo a mettere in chiaro. C'era Pisano che ci chiedeva come era finito il risultato, per questo. esatto, e poi perché i nostri ospiti sono loro, no? Poi il cuore pulsante della trasmissione, quindi è giusto che gli diamo lo spazio dovuto. Beh, torniamo a questa promozione. Grazie per questo collegamento. Grazie, naturalmente, sì, torniamo a questa promozione di Girone A, abbiamo detto tutto, c'è qualcosa ancora, mi pare che c'era qualche commento ancora da fare, Fausto. Ma sì, stavo dicendo che il fatto che anche il Zambiano, oltretutto stavo dicendo la Rossanese, è stata fermata sul pareggio, ma a Roggiano, la quinta forza del campionato, anche se è un po' distante. Il Zambiase sta cercando di mantenersi in scia ed è resta lì a un punto dalla Rossanese adesso, quindi piano piano questo Zambiase alla Lamezia 1923 si sta cercando di restare nelle zone alte della classifica. Ed è importante perché sapete benissimo che con la regola dei 10 punti, se si hanno più di 10 punti di distacco dalla seconda o dalla terza, poi non si fanno più nemmeno i playoff, e quindi è bene cercare di rimanere incollati alle squadre che, anche se una corre, l'altra può sempre poi sperare nella vittoria del playoff. E allora passiamo al girone B, sempre di promozione, anche qui naturalmente con i risultati e l'immancabile classifica. Eccoci, undicesima giornata, Africo Bocale 1-0, Maida Gioiese 2-0, 2-0 anche per Botricello Bagnarese, Filogaso Bovalinese 3-4, Gioiosa Ionica San Luca 2-1, Real Rombiolese finisce con 1-0-1, Silese San Gregorio 2-0 e 1-2 per Villese Brancaleone. Pronti con la classifica? Gioiosa Ionica 25, Bagnarese e Brancaleone Africo hanno 21 punti, pari punti anche per Bocale Rombiolese 20 esattamente, Silese 17, Bovalinese 16, Villese 14, Real 12, Gioiese, San Gregorio 11, Maida e Botricello 10, San Luca 9, Filogaso 7 punti. Fausto, io volevo un commento tuo per quanto riguarda questa fila di classifica, l'ultima, Botricello, San Luca e Filogaso, quindi la coda. Stanno rivoluzionando un po' il campionato, le squadre di bassa classifica, perché il Botricello ha la seconda vittoria consecutiva, addirittura domenica scorsa è andato a vincere a Bocale, un Bocale che adesso sta avendo qualche problemino perché ha perso anche ieri ad Africo, e il Maida che finalmente dopo due sconfitte interne consecutive con altre squadre è riuscita a conquistare i tre punti nel proprio campo. Ricordiamo che da tre domeniche diciamo intese come giornata in casa, gioca sul proprio campo ed è riuscito a vincere questa partita contro la Gioiesa. C'è stato anche il cambio dell'allenatore al posto di Baroni, mi pare che sia andato
Torchio, ecco, esatto, giustamente, e quindi ha bagnato, come dicevamo, che succede anche spesso anche in Serie A, anche in questa categoria, questo cambio. Io non so se riusciamo ad avere, perché dovremmo avere anche delle immagini di questa gara tra il Mai della Gioiese. Intanto ringraziamo tutti quelli che ci danno la collaborazione, ringraziamo il direttore sportivo del Mai, da Zaccone, che ci ha mandato delle immagini, ringraziamo il sito di Interforze Maida, Città di Maida, che ci dà la possibilità di avere queste immagini. Eccole qua, direttamente le immagini, queste sono le immagini proprio che vengono dalla partita di oggi di Maida, e così facendo noi riusciamo domenica sera, e ricordiamolo ancora una volta per chi forse lo avesse dimenticato, che noi andiamo in onda domenica sera, riusciamo a mandare immagini, riusciamo a mandare commenti, riusciamo a mandare tante cose, senza dover stare a preparare con calma, con pazienza il lunedì mattina i risultati, e poi fare quello che si dice la bella figura, e poi pontificare pure, come per dire, dice qualcosa non succede. No, non si deve pontificare, perché quando uno manca per una settimana o due settimane ci sono dei motivi. C'è gente che è mancata anche per più di una settimana e motivi probabilmente lì non ce n'erano. Bene, ma tutto questo è solo polemico certe volte, Stefano. Quando me ne tirano devo dire, devo rispondere io. Sì, però io volevo dire solo una cosa, che tutto questo funziona perché dietro c'è una grande squadra, quindi quello lo sottolineiamo con un bel evidenziatore. Tornando a noi, a questo girone B, io però volevo chiedere una domanda che non c'entrava niente adesso con i gironi che stiamo esaminando, al dirigente preparatore dei portieri Nino Riso. Ma l'importanza di preparare un portiere, che poi è il numero uno, quindi un motivo ci sarà, della squadra, no? Cioè, deve avere una preparazione particolare. Perché? Perché non si allena con la squadra, o si allena e poi fa delle sedute particolari? Guarda che lui è portiere da generazione, da padre a figlio e a figlio ancora. Nel cuore, nel dettaglio. Non so quanto tempo abbiamo, 2 giorni, 3 giorni? No, deve essere conciso, perché sennò qua non ce n'è più, quindi sì. È passato il tempo di... Bravo, mister Pisano. È cambiato il ruolo. Una volta si chiedeva al portiere solo di parare, basta. Adesso si chiede di fare molto, ma molto di più. Deve fare il libero. La squadra, di impostare il gioco, si chiede molto di più. Prima non era molto più semplice, ma quasi. Il nostro ruolo è più che altro che a livello psicologico preparare la partita, questo con i più grandi, diciamo, con i piccoli, con la scuola calcio, il nostro ruolo è quello di invogliarli a fare il portiere, perché ci sono quelli che nascono proprio con questa passione, con questa voglia, altri che gliela devi inculcare questa voglia, ecco. A livelli, diciamo, superiori si fanno le selezioni, il fisico è la cosa più importante. Noi che lavoriamo con le scuole calcio dobbiamo fargli piacere il ruolo del portiere, dobbiamo metterli in porta e fargli capire che questo ruolo oggi come oggi è basilare. E quindi già dalla scuola calcio si parte e si comincia, oltre che a lavorare con la presa, si comincia a lavorare con i piedi, destro e sinistro. Fin dalle basi, è lì che si vede, diciamo, che si deve far crescere il ragazzino. Non è facile far capire un ragazzo che deve stare attento a non prendere gol, piuttosto che farli. Non è facile. Non è molto più facile farlo, no? Non è facile, e poi ognuno ha i suoi tempi, giustamente. C'è quello che lo apprende dopo 4 lezioni, quello che lo apprende dopo 10, quello che non riesce a farlo. Ecco, Nino, volevo farti una domanda a questo proposito, ma grazie a Stefani che mi hai dato l'imbeccata proprio per farlo. Bene, sono contento. Noi vediamo nei campionati maggiori, parliamo particolarmente, no? Ci sono portieri molto alti, che hai detto tu giustamente, che si cura molto il fisico. Però a me sembra, però io non sono un tecnico da questo punto di vista, che il portiere non fa quello che faceva una volta il vero portiere, che usciva e nella sua area non ce n'era per nessuno. Molti portieri, addirittura è successo proprio ieri in un grande portiere, quando ha visto la palla che arrivava nella sua area, invece di fare il passo in avanti per liberare, ha fatto il passo all'indietro e si è messo in porta. Perché? Perché c'è stata un'evoluzione anche in questo. Adesso ci sono gli allenatori che insegnano alle ali o ai giocatori a non metterla dove c'è il portiere, o a metterla in modo che lui non possa uscire. Infatti nelle categorie superiori, i professionisti, diciamo, se ne vedono poche uscite del portiere. Perché spesso e volentieri fanno dei tipi di cross, torna all'indietro, non gli permettono di fare
anche questo. Quindi hanno molto, più molto paura, molto, diciamo, ad evitare di fare liscio. Si vedono molto più uscite nei nostri campionati, diciamo. Sono particolari che vengono allenati. Perché lavorare sui particolari ormai fa la differenza nel calcio, soprattutto quando i livelli sono equilibrati. Quindi in questo caso sicuramente ci sono degli allenamenti specifici per il portiere, come per esempio nel nostro caso il portiere è sempre con la squadra, poi nello specifico entra insieme a Nino per fare degli allenamenti individuali, esattamente, delle sedute individuali per entrare nello specifico, nella specificità del ruolo. È normale che per come giochiamo noi il portiere deve essere con la squadra perché inizia il gioco esattamente come fanno i difensori. Quindi fa lo stesso allenamento che fanno i difensori con i piedi e deve imparare, se non lo sa, deve imparare a giocare la palla esattamente come fa un difensore. Partire da dietro. Sì. Benissimo. Io non vedo i messaggi, Stefani, se li vedi tu mi sì, fa la cortesia. Sì, li leggeremo nel corso della trasmissione perché ne stanno arrivando un bel po'. Ce n'è uno, che ricordiamo oggi c'è stato un derby importante, quello tra Catanzaro e Cosenza, dice grande Catanzaro. Certo, lì... Noi trattiamo i dilettanti, però lo dobbiamo dire, grande Catanzaro, sì, forse. Siamo orgogliosi di questo, anche se ci vedono in tutta la regione. Eh sì. Bene, questo girone di promozione lo possiamo concludere? O... Sì, possiamo concludere. Mi fa piacere anche la vittoria della, se non vado errato, della Stilese contro il San Gregorio, che è una partita importante. Stavamo dicendo che in testa alla classifica comunque hanno giocato un po' tutte quante per il Gioiosa Ionica, perché ha perso sia la Bagnarese sia il Bocale per la seconda domenica consecutiva, quindi il Gioiosa, che forse probabilmente ha la preparazione ancora di Umberto dell'anno scorso, sta continuando sulla stessa falsariga dello scorso campionato, sta facendo molto bene. E allora su questo coinvolgiamo un attimo mister Pisano, quanto è importante il ruolo dell'allenatore. L'abbiamo visto in questi giorni, c'è stata una diatriba su questi allenatori con questo Ventura che non ha portato l'Italia ai mondiali, si cerca insomma di fare, però è un ruolo cruciale, giusto? Guarda, su Ventura non sono d'accordo. No. Sulla, io sulla, lo dicevo per inciso, sulla giusto? Totalità, nel senso che per me la colpa non è di Ventura, ma la colpa è di tanto altro. La parte da molto lontano e parte dai settori giovanili e non sicuramente dal problema di Ventura che possa aver sbagliato la formazione. Io la penso così, credo che sia stata fatta una gogna vera e propria mediatica nei confronti di questo allenatore, che sicuramente avrà le sue colpe, però secondo me non ha inciso come qualcuno vorrebbe far credere. Il ruolo dell'allenatore è quindi un ruolo fondamentale. Però. Ruolo fondamentale sicuramente, ma forse in queste categorie ancora di più forse. Mm-hmm. Certo. Bene, allora andiamo in prima categoria con il girone A e qui abbiamo un'importante novità perché dovremmo avere al telefono il collega Matteo Monte che ci commenta questa categoria, quindi con la classifica e i risultati. Matteo, benvenuto a Domenica Gol, la parola a te e grazie di questa collaborazione. Buonasera a tutti gli amici di 3-1. Andiamo a raccontare di quello che è stato un turno sicuramente interessante per la prima categoria, girone A. Partiamo con i risultati: c'è Tra Rosteggiano 2-2, Cus Fuscaldo 2-0, Gettino Nesti Atletico Quirigliano 1-0, Schiavonea Misto Crosia 4-0, Tavernese Città di Rossano 4-0, Amendolara Real Sant'Agata 1-0, Acquafesta Rosetiti 2-4, San Marco Praia 3-1. La classifica con lo Schiavonea che sale a 28 punti, 26 per l'inseguitrice San Marco, a 20 il sorprendente Amendolara, 18 per il Misto Crosia e la Tavernese. Questa la griglia playoff. Poi scendendo Real Sant'Agata a 17, 15 punti per il Cus, 12 per Cetraro e Rosetiti, ad 11 l'Atletico Corigliano, 10 punti per il Fuscaldo e la Gettino Nesti. Più in basso, interagati per la lotta salvezza, il Praia a 9 punti, lo Spezzano a 7, l'Acqua Pesa a 4, il Città di Rossano a 3. Il duello in testa è davvero molto appassionante, lo Schiavonea a 28 punti, come dicevamo, in 10 giornate di campionato, 9 vittorie e un pareggio, alla prima proprio contro l'Amendolara che è al terzo posto. I numeri sono eloquenti per quello che riguarda le marcature, 39 gol fatti, 6 solo quelli subiti. Insegue il San Marco, che ha vinto anche domenica da autorità 3-1 contro il Praia, che ha realizzato in 10 partite 8 vittorie e 2 pareggi, 25 gol fatti, 8 quelli subiti. Come vi dicevo, l'Amendolara è un po' a sorpresa al terzo posto,
il Mirto Crosia e la Tavernese sono a 18, due ottime formazioni. Delude un po' le attese finora il Real Sant'Agata, che è un'ottima squadra con tante buone individualità, però qualche passo falso di troppo, specie in trasferta. Per quello che riguarda la lotta salvezza, ancora è tutto da decifrare, anche il calendario ha lasciato spazio a qualche sorpresa di classifica, ma piano piano poi si incontreranno tutte. Ricordiamo che siamo ad un terzo più o meno del campionato. Vi dicevo di queste squadre di alta classifica, lo Schiavonia davvero si sta dimostrando una macchina da gol perfetta contro il Mirto, che era comunque al terzo posto in classifica, è riuscito a comandare in lungo e in largo e vincere per un 4-0 perentorio. Lo stesso sta facendo il San Marco. Tra due domeniche, il 2 dicembre, ci sarà Schiavonea, la sfida tra Schiavonea e San Marco. Per quello che riguarda le zone basse della classifica, ha buone individualità anche lo Spezzano, stesso dicasi per il Praia, l'Atletico Corigliano, ottimi nomi, però ancora sta mancando qualcosa per queste formazioni. C'è chi è partito bene, chi è partito male, ora piano piano si riequilibrerà il tutto, ma certamente un campionato di prima categoria che appassiona, ci sono tanti spettatori, ci sono tanti ottimi giocatori. Questo è quanto è successo in questa decima giornata. Vi restituisco la linea, ma prima raccontiamo di quello che sarà il prossimo turno. Undicesima giornata di campionato, ci sarà Atletico Corigliano Cuscaldo, Città di Rossano Amendolara, Mirto Crosia Cetraro, Praia Schiavonea, Real Sant'Agata Acqua Appesa, Rose Siti Geppino Netti, San Marco Cus, chiude il quadro Spezzano Tavernese. Un saluto da Matteo Monte a tutti quanti voi amici telespettatori. Grazie Matteo Monto, si arricchisce la collaborazione con la squadra di Domenica Gol, ovviamente arrivederci a risentirci a domenica prossima, però Matteo Monte ci regala anche un bellissimo servizio che è la partita che si è disputata tra Marina di Schiavonea e Crosia, conclusasi per un 4-0, vediamo il servizio. Bene, cerchiamo di ripristinare il servizio, abbiamo qualche problema tecnico, cose che succedono ovviamente di audio, appena ci sarà modo la regia mi fa un segno così io lo mando in onda. Le riprese erano di Angelo Melingolo, quindi era una cosa che volevo ricordare, perché Fausto, come mi ricordi tu, siamo importanti tutti. Sono più importanti loro, io lo dico sempre che sono più importanti loro, noi parliamo ma loro lavorano. Allora, girone B, sempre di prima categoria, e vediamo com'è andata questa giornata di campionato. Io aspetto i risultati. Decima giornata, Atletico Cosenza Taverna 0-0, Bianchi Scandale 1-0, Caccurese Sillanum pareggiano con 1-1, Ciro Stelle Azzurre 5-0, 5-2 Pallagorio Calcio Casali De Manco, Real Catanzaro Leal Cerva 1-5, Santa Severina Kennedy 3-5, Sporting Catanzaro Lido Real Rocca Bernarda 1-2. Vediamo la classifica. Atletico Cosenza è a 26 punti, Real Rocca Bernarda 22, Taverna 21, Real Cerva 20, Ciro 19, Caccurese e Scandale 17, Sillanum e Santa Severina 13, Marina di Bianchi 12 punti, Sporting Catanzaro Lido e Kennedy 11 punti, Casali del Manco 9 punti, Stelle Azzurre 7, Pallavorio Calcio 5, Real Catanzaro 3, Atletico Senza. Quindi e mi preme sottolinearlo, quando se ne leggono tanti poi sai come. No, mi hanno corretto, me l'hanno detto, adesso dobbiamo giustamente dirlo, è Scigliano, quindi Sillanum abbiamo detto che si dice. Bene, allora, non è facile quando poi si prende una mano, però qui abbiamo un altro bel servizio, indovinate chi è andato a fare questo servizio, io non lo dico, è Sporting Catanzaro Lido, Rocca Bernarda, e si conclude con un 1-2, quindi vittoria per la Rocca Bernarda.
interrompe la serie positiva, che due vittorie e due pareggi per lo Sporting di Catanzaro. Poi c'era stata anche in mezzo la vittoria di Coppa Calabria mercoledì scorso a Montepone, oggi perde con il Real Rocca Bernardo. Una partita dai due volti, un primo tempo a favore della squadra di Mister Patti che giocava in casa e poi un secondo tempo, diciamo, in cui la squadra ospite è riuscita a ribaltare la situazione e a vincere proprio sol per 2-1 con il risultato finale. Mister, una partita, è giusto quello che stavo dicendo io, dai due volti, forse i suoi hanno risentito un pochettino proprio dell'episodio del pareggio. Sì, io a dire il vero non ho niente da rimproverare alla squadra, la squadra ha fatto la migliore prestazione possibile e per larghi tratti sembrava di poter portare la vittoria a casa. Poi c'è stato un episodio sul quale si è creato un po' di nervosismo e credo che la squadra è rimasta agganciata a quell'episodio per un po' di tempo, a tal punto da condizionarla, e poi è arrivata questa sconfitta che ci prendiamo perché ci può stare con Rocca Bernarda, anche se per quello visto in campo, voglio dire, abbiamo qualcosa da recriminare. Ecco, i suoi giocatori, a me è sembrato che dalla cintola in su, come si dice in questi casi, abbiano più pensato a se stessi, una soluzione individuale e non più come gioco di squadra collettivo. Sì, perché noi tra l'altro l'individualità ce l'abbiamo, quindi ci può stare che qualche giocatore possa pensare di creare superiorità numerica e andare alla realizzazione. Però ripeto, ci eravamo difesi con ordine nel primo tempo, anche perché i ritmi erano bassi, che Rocca Bernarda gioca su ritmi bassi, avevamo tenuto e poi alla prima occasione abbiamo fatto pure il gol. Da quel momento la partita niente faceva pensare se non quella di poterla portare a casa, invece poi degli episodi, ripeto, hanno creato nervosismo e da lì per me la squadra è stata condizionata da quello. E comunque diciamo che al di là della squadra cosentina pare che il campionato sia molto equilibrato, anche il Taverna stesso, che doveva essere l'ammazza campionato dopo il Morrone, si è fermato. Sì, io l'ho detto in tempi non sospetti, quando ancora probabilmente erano pochi, ma perché ho avuto la fortuna di incontrarla, o la sfortuna di incontrarla alla seconda giornata di campionato, e là ho capito che veramente si spingeva su valori completamente diversi che non avrebbero lasciato spazio a altre squadre, ma non per demerito degli altri, ma per merito proprio del Morrone, che secondo me è di un'altra categoria. Quindi il Taverna, il Rocca Bernarda, il Real Cerva saranno squadre che si contenderanno la migliore posizione nella griglia playoff, però per la vittoria del campionato come prima in classifica non c'è storia, a mio parere. Sentiamo adesso il direttore sportivo del Real Rocca Bernarda, Antonello Toscano. Diciamo una partita, dicevamo, con Mister Patti dai due volti, un primo tempo a favore della squadra di casa, poi siete usciti benissimo nel secondo tempo, due gol, due traverse, alla fin fine credo che abbiate legittimato anche il risultato finale. Sì, sicuramente anche il tempo, le condizioni atmosferiche hanno condizionato tutto l'andazzo della partita. Il primo tempo con vento a favore del Real Catanzaro, anche se ha creato poche palle gol, credo che comunque alla fine abbiamo meritato la vittoria. Nel secondo tempo siamo usciti fuori, anche i cambi azzeccati credo che ci hanno fatto uscire fuori, quindi si è vista la superiorità del Rocca Bernarda, a mio parere. Voi da diversi campionati state facendo campionati appunto di testa della classifica, non di primissime posizioni ma della zona altissima della classifica. Quest'anno avete questo Morrone che pare di un'altra categoria, si lotta soltanto per i posti playoff? Morrone che non abbiamo incontrato, dai nomi che si fanno, dei calciatori di quella squadra, sicuramente una squadra di categoria superiore. Vi ripeto, ancora non l'abbiamo incontrata, sicuramente saremo una squadra che lotterà per fare i playoff. Grazie. E allora, commentiamo questo girone B di prima categoria dello Sporting Catanzaro Lido. Di questa partita mi pare che hai già detto tutto. Hai qualcos'altro da aggiungere, Fausto? No, come diceva giustamente, si dice nel calcio, il calcio dà, il calcio toglie. L'ha detta Pisano, questa qui non l'ho detta io, gliel'ho rubata. Perché effettivamente mercoledì hanno avuto qualcosa dal calcio nella partita di Coppa proprio contro di loro, questa volta hanno perso qualche cosa perché effettivamente hanno perso la partita. Beh, obiettivamente devo dire la verità, nel secondo tempo il Rocca Bernarda ha meritato perché ha giocato, ha fatto due gol, ha preso due traverse, loro sono andati un pochettino avanti individualmente, non hanno più fatto gioco di squadra e quindi era normale che perdessero, perché il Rocca Bernarda, insomma, quando ha cominciato a giocare ha dimostrato di essere un po' più squadra certamente. Però lo Sporting veniva da un buon periodo, aveva due vittorie e due pareggi, quindi anche la vittoria in Coppa Calabria, il pareggio a Borgia, la vittoria qui a Montepaone, è una fase di crescita per la squadra di Patti, certamente.
Però ci può dire qualcosa di in più? In questo caso glielo chiediamo ad Alessandro, l'ha incontrato mercoledì, sa meglio di me come giudicare. Mercoledì è stata una partita abbastanza equilibrata, però fortemente condizionata, secondo me, sia dal terreno di gioco, perché comunque il campo era molto pesante, e sia da un arbitraggio non all'altezza, secondo me, ma non perché abbia favorito o sfavorito qualcuno, perché io sono sempre del parere che non si vince mai e non si perde mai per l'arbitro, è solo un problema mentale dei giocatori che molto spesso si innervosiscono per una chiamata dubbia o per due chiamate dubbie, e quindi la partita viene comunque condizionata da qualche decisione di troppo. Mercoledì credo sia stato un caso limite, perché l'arbitro che è venuto è incappato in una giornata nera, e quindi comunque ha condizionato, secondo me, una partita che poteva essere molto più bella di quello che è stato, e a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato finale, che non mi interessa poco, perché comunque la cosa bella sarebbe vedere sempre due squadre che combattono alla pari su ogni pallone. Questa sarebbe l'idea del calcio. Lo stavi per togliere tu ad Armando Mellacci dal campo? Io ti ho visto dalla tribuna che lo hai visto nervoso. Lo stavo per togliere. Non hai fatto in tempo? No, è perché comunque ha preso di sprovvista anche me, è perché onestamente, sinceramente, io non tendo a giustificare mai i giocatori, ma non credo assolutamente che meritasse l'espulsione, però ovviamente l'arbitro ha visto così ed è giusto così. E per quanto riguarda il Catanzaro Lido, credo che fare comunque una partita mercoledì sul campo di Montepone e poi ripresentarsi sabato dopo due giorni di riposo soltanto, credo che abbia influito anche questo sulla loro sconfitta interna. Io non ho visto la partita e non posso giudicare, ma credo che non sia un caso se le squadre che fanno la coppa e poi durante la partita di campionato hanno qualche difficoltà. Ne risentono. Sì. Comunque, io avete visto anche nel servizio, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo detto questi Atletico senza Morrone, squadra massa campionato domenica, anzi oggi si sono fermati proprio in casa e sullo 0-0 contro il in coppa anche l'Atletico. Sì, ha fatto anche l'Atletico senza. Sì. Non è un caso, secondo me, neanche. Quindi tu dici che può essere anche quello. No, anche secondo me sì, perché io l'ho la vista, loro coppa era più facile. Io l'ho vista giocare e devo dire che individualmente è una grossa squadra, probabilmente non c'entra nulla con la prima categoria. Però probabilmente, dico probabilmente perché non conosco la rosa a sufficienza, è molto probabile che non abbia i ricambi per fare due competizioni. E si è fermato sullo 0-0 con il Taverna, questo Taverna che era stato inopinatamente sconfitto domenica scorsa proprio dal Ciro, un Ciro che sta facendo bene e che sta risalendo. Anche il Real Cerva del tuo amico e compare Piero Fodero, mi pare di capire che sia un campionato leggermente più in basso rispetto a quello dell'anno scorso, è una mia cattiva impressione? Non l'ho seguito tantissimo. L'anno scorso mi pare che facesse meglio, almeno come risultati. Tu parli proprio del Real Cerva? Sì, del Real Cerva, sì. Guarda, l'anno scorso aveva, credo che abbia comunque una squadra importante, come ce l'aveva l'anno scorso con giocatori di spessore. Anche quest'anno ha fatto, secondo me, degli acquisti importanti, anche se comunque ha perso gente come Corosoniti, come Staglianò, sì. Però molto ben rimpiazzati. Quindi credo che possa dire la sua fino alla fine. Può risalire, anche se secondo me l'anno scorso era un campionato con più equilibrio, almeno nella zona alta della classifica, buona, perché c'erano 4-5 squadre. Aveva fatto già il vuoto, sì, credo che sia da questo punto di vista simile. C'è però il Taverna che è un outsider, nel senso che... E queste sono proprio le immagini di Atleti Cosenza Morrone Taverna, anche qui... brava la nostra regia che è andata a trovare queste immagini, ed è importante per la nostra trasmissione avere tutti questi collegamenti. Però vedi Fausto, io volevo più che altro fare un appunto per quanto riguarda il Taverna, e vedi, ci sono delle società che fanno calcio da anni e lo fanno anche bene, no? Ad esempio adesso il Taverna è uno di quelli, questo volevo sottolineare. Sì, forse c'è pronto, si può sì. Sì, è stato ripristinato il servizio, quindi il servizio praticamente di prima categoria girone A, e che riguarda la partita che si è disputata tra Marino di Scavonea Crosia per un 4-0, il servizio di Matteo Monte, quindi del collega, e di Angelo Melingolo sono le riprese. Vediamo. Siamo con mister Tedesco al termine della gara contro il Marina di Schiavone, allora un risultato che comunque si commenta da solo, 4-0.
avete preso gol subito, poi però c'è stato un momento della partita nel quale ci è sembrato ci fosse grande equilibrio, poi alla fine avete mollato un po', avete preso anche gli altri gol. Hai ragione, cioè commentare questa partita come è andata, cioè con una squadra che non ti perdona niente, i problemini in settimana, già da due settimane li abbiamo di organico, ragazzi che non stanno bene, quindi diciamo, ma non è questo cioè il motivo per i quattro gol, perché come dire, loro è una grande squadra, completa su tutti i reparti, ragazzi che conosciamo ormai che hanno militato e potrebbero militare molto bene in categorie superiori, ma noi siamo venuti qua a giocarcela molto bene, nel senso di con quelli che avevamo, con quelli che stavano un po' bene, perché ci sono elementi importanti da noi come Martilotti e qualcun altro che non sta bene, e quindi diciamo che al minimo errore ce l'hanno fatto pagare subito dal primo minuto. Però faccio i complimenti, perché secondo me è la squadra che vincerà il campionato, senza togliere niente alle altre, che sono altre due belle squadre come il Sant'Agata e il San Marco, però è la squadra secondo me più completa, che almeno nelle mie previsioni è quella che potrà vincere il campionato. Siamo con mister Raffaella Picello. Allora, 4-0 al Mirto, che è sicuramente una signora squadra, continua questa striscia positiva. In apertura il gol di Brillante, poi ci sono voluti circa 50 minuti di gioco per trovare il raddoppio, però non avete mai perso la calma, avete giocato bene. Secondo me è l'ennesima partita che ti può lasciare soddisfatto. Sì, assolutamente, è vero, però noi ci aspettavamo una squadra grintosa, compatta, che non mollava, che lottava su ogni pallone. Loro venivano da una sconfitta, a quanto pare ho sentito immediatamente in casa, e quindi avevano voglia di rifarsi. Noi purtroppo siamo costretti a non fare passi falsi, abbiamo preparato la partita benissimo in settimana e ovviamente sono più che soddisfatto del risultato. Abbiamo visto tanti giocatori far girare la palla, non sentirti gridare per più di 2 o 3 minuti, ormai è qualcosa che capita molto di rado, però parliamo anche dei singoli. Rizzuti, io lo conosco, è un giocatore, è stato un under di grandissima prospettiva, ora si sta confermando, però secondo me la prova di oggi è assolutamente da incorniciare. 2 gol, un assist pregevole e tante belle giocate sulla fascia. Assolutamente sì, io torno a ripetere che ho davvero la fortuna di allenare gente di categoria anche superiore, tu forse anzi li conosci meglio di me, e avendo questo potenziale sarebbe davvero un peccato non sfruttarlo, quindi noi le nostre basi costruiamo da dietro, non dobbiamo buttare mai la palla, cerchiamo sempre di giocarla, e quindi avendo un tasso tecnico diciamo abbastanza elevato, quindi ci viene non dico facile, ma siamo agevolati. Un ringraziamento qui dal Maria De Nives a tutti quanti voi, grazie per la collaborazione tecnica ad Angelo Meringolo. E allora, questo era il servizio, noi avevamo però finito di commentare il girone B di prima categoria, e quindi prima di passare al girone C andiamo in pubblicità, però vi aspetto qui sempre con Domenica Golla, rimanete con noi. Un amaro ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Vero amaro. Il vero amaro italiano. Amaro del capo. Freeze! Yo! Moving! Vecchio amaro del capo. Il nostro amaro italiano. Ricevitoria Gerace, a Montepone-Rivo. Da noi puoi giocare Supera 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche. Pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Rito. Su di noi puoi scommetterci.
E allora eccoci di nuovo insieme, rigorosamente in diretta dagli studi nuovi di Soverato 1 con Domenica Gol e con me il Real Montepaone. Per chi si fosse collegato adesso, il mister Alessandro Pisano e il preparatore dei portieri Nino Riso. Bene, continuiamo, parlavamo di prima categoria, quindi noi andiamo al girone C e vediamo com'è andata questa giornata di campionato commentando come sempre i risultati e la classifica. Andiamo a vedere questi risultati della decima giornata. Badolato Caulonia pareggiano con un 1-1, Borgia Real Mileto 2-1, mentre rimangono sullo 0-0 Chiaravalle Vigor Lamezia, Mammola Serrese 5-3, Monasterace Rogi di Falco 1-3, Pianopoli Real Montepaone 1-0, San Calogero Bivongi Pazzano 3-0, Stignano Tropea 2-0. Ed eccoci con la classifica: San Calogero a 28, Real Montepaone, Vigor Lamezia col Mammola sono 20 punti, Borgia Pianopoli 17, Real Mileto 16, Badolato 14, Colleuro Girifalco, Chiaravalle 11, Serrese Stignano 10, Bivongi Pazzano 9, Monasterace 7, Tropea 6 e Caulonia 1 punto in classifica. E prima di commentare con i protagonisti di questo campionato, come dicevo abbiamo il Real Montepaone, io direi di andare a vedere questi servizi, uno riguardante Borgia Real Mileto, la partita si è conclusa per un 1-2 e un pareggio per Badolato 2-1 e un pareggio per Badolato Caulonia 1-1. Bella partita alla Santa Lucia di Borgia tra la squadra di casa e il Real Mileto, una partita conclusosi al 94esimo con la vittoria appunto del Borgia per 2-1, una partita che davvero è stata vibrante negli ultimi minuti con le due squadre che potevano tranquillamente vincere. Ha sbagliato un gol fatto a porta libera il Mileto, invece non è stato così per il Borgia che un russo trova la partita del 2-1, una partita alla fine nervosa come dall'altra parte ci si aspettava, però una vittoria diciamo legittima per il Borgia. È normalissimo quello che è successo, da un po' di tempo che gli arbitri ci stanno perseguitando. Sicuramente oggi è capitata la giornata sbagliata per il Mileto, anche se devo riconoscere che è una grande squadra, messa benissimo in campo, complimenti al mister, però gli arbitri come sbagliano per noi sbagliano anche per gli altri, la colpa però non è nostra. Ecco, voi avevate protestato per il gol del pareggio, poi loro hanno protestato per il vostro gol del vantaggio. Diciamo che sono due episodi che ci possono stare. Alla fin fine l'arbitro ha un pochettino subito diciamo, il grande agonismo delle due squadre in campo. Ma l'arbitro è venuto un pochino prevenuto qui a Borgia, non abbiamo capito perché siamo delle squadre tranquillamente che giochiamo a calcio. È prevenuto nei nostri confronti e nei loro confronti, non è stato l'arbitro per l'occasione. Tornando alla partita, mister Magro, io dicevo una bella partita, specialmente nel primo tempo e per tutta buona parte del secondo tempo. Sì, sicuramente abbiamo fatto una bella gara, anche se, ripeto, il Mileto ci ha messo veramente in difficoltà. Poi abbiamo avuto la fortuna, dopo tanto tempo, di vincere, di avere questa occasione, l'abbiamo sfruttata. Ogni tanto anche a noi ci va dalla parte giusta. Finisce in parità tra Badolato e Caulonia una gara molto combattuta in cui i contendenti hanno provato a superarsi sin dai primi minuti. La prima vera occasione dei padroni di casa, gran tiro di Menervino con palla che finisce sul palo. Sono gli ospiti però a passare in vantaggio, al ventisesimo del primo tempo, gran tiro di Iavara con palla alle spalle di Menniti. Meglio il Caulonia in questa fase, la fase centrale del primo tempo, con ospiti vicino al raddoppio al 36esimo, con un tiro di Murdocco. Le squadre vanno negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di un gol. La ripresa vede i ragazzi di mister Calabresi in avanti per riequilibrare la gara. Difesa ospite più volte impegnata da Cosentino, Valenti e compagni. La meritata rete del pareggio arriva al 40esimo. Cabba trova Valenti in area di rigore che è pronto a mettere alle spalle di Audino. Alla fine finisce in parità, un pareggio giusto per quello che le due squadre hanno fatto vedere oggi in campo. Arriva così il primo meritato punto del Caulonia in questo campionato. E allora eccoci per commentare questo girone C. Fausto, partiamo da...
il Real Montepaone. Partirei da sabato, partirei. No, dal Real Montepaone, quindi io parto subito con una domanda a mister Pisano: com'è stata questa partita e se è contento delle prestazioni dei suoi giocatori? Sì, sono contento della prestazione dei ragazzi, perché indubbiamente il gioco che abbiamo prodotto sabato e ieri è stato notevole, le occasioni da gol anche, però è normale che non sono contento del risultato, perché purtroppo al 92esimo siamo stati probabilmente, direi meritatamente, puniti, perché nel calcio quando sbagli è giusto anche che tu debba pagare. E nonostante una buona prestazione, probabilmente la migliore di quest'anno, noi non siamo riusciti a concretizzare, quindi è giusto che il Pianopoli, che è una bella squadra, abbia portato i 3 punti a casa. È normale che dispiace, però è così. Riso, non lo chiedo a lui perché altrimenti non, giustamente già la conosco la sua risposta. 8 punti di distacco dalla prima posizione cominciano a preoccupare. Ma perché noi abbiamo mai guardato la prima passione? No, penso sì. Però siamo anche fiduciosi, se dobbiamo guardare gli 8 punti, dobbiamo considerare siamo anche. Siamo a un terzo di campionato alla fin fine, ancora. Consideriamo il fatto che San Calogero deve venire a Montepaone, deve andare alla Lamezia, tra un paio di giornate avrà anche il Mammola. Quindi sì, è importante il distacco che si è creato, però siamo fiduciosi anche di poter recuperare qualche punticino. Ecco. Non è il nostro obiettivo arrivare là sopra, assolutamente. I nostri obiettivi sono altri, poi magari il mister ne parlerà anche. Ma visto che siamo là, ci proveremo sicuramente. Sempre con il gioco. In effetti, obiettivamente dobbiamo dire che sono già 2 campionati con la guida di Alessandro, che state facendo molto bene in posizione. Sappiamo poi purtroppo tutte le vicende dello scorso anno che vi hanno, secondo me, bloccato ingiustamente in tutti i sensi, e certamente è difficile venirne fuori tante volte, però con la pazienza, con il lavoro, come dice Alessandro, si può fare. Mi fa piacere notare, ne parliamo anche di altre cose, la terza vittoria dell'Eurogiri Falco, che è riuscita ad andare a vincere anche oggi fuori casa, quindi sta recuperando, 4° risultato utile consecutivo, aveva pareggiato anche in casa con il Pianopoli. Adesso vediamo se c'è l'opportunità, così facciamo un po' un bilanciamento tra gli ospiti in studio e quelli, ecco il Girifalco. E allora, torniamo da Rocco Mondilla, siamo di nuovo alla prima categoria. Chiedevo al tecnico del Real Montepaone, 8 punti di distacco del San Calogero in testa alla classifica, significa che il San Calogero già sta scappando? Ma ancora è un po' presto per giudicare sotto il campionato. Certo, il San Calogero è... sta andando bene, sta marciando bene, ma ancora è un po' prestino. San Calogero è andato senza passaparo. San Calogero? Domenica voi andate proprio a San Calogero e andate senza passaparo. Sì, domenica. Sì, domenica andiamo a San Calogero. Sì, mi dispiace tanto di quello che è successo oggi. Non ci voleva, perché Passafaro oggi non è che... Sì, gli è scappata qualche parolina in più, ma non era da espulsione, non era assolutamente da espulsione. Lui ha detto che non ha parlato per niente, che sono stati altri a parlare, ma si vede che l'arbitro ha visto lui. Peccato, perché davvero c'è stato quel momento di rivoluzione in campo. Che cosa è successo? Ma... guardi, il gol del pareggio, lì l'arbitro proprio non l'ho capito proprio. Con il nostro capitano a terra e quasi carica sul portiere, ha dato il gol del pareggio, insomma. È logico che lì poi si parte, insomma.
Sì, obiettivamente dobbiamo dire che lì doveva essere il Real Mileto a fermare il gioco, perché c'era un giocatore a terra. L'arbitro sappiamo che non lo può fare, e però per essere onesti bisogna dire che in quel caso Benincasa era un pochettino in ritardo nell'uscita sul giocatore del Real Mileto. A me è sembrato regolare il gol, devo dire la verità. Guardi, il nostro capitano era già a terra. Quello sì. Dolorante. Su questo sono pienamente d'accordo, voglio dire io, ma non può essere l'arbitro a fermare il gioco in questi casi. Secondo me siete stati un pochettino poco furbi a lasciarlo scappare quel giocatore, va, diciamo con giocatori di esperienza che ha il Borgia, Alfieri, Mellacce e tanti sì. altri. Sì, forse abbiamo peccato pure di innocenza su questo, sì. Poi è venuto quel gol di Russo che ha fatto esplodere lo stadio. Sì, 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 sì. Russo è stato, ha trovato quel tiro bellissimo che ci ha lietato a tutti la domenica, veramente. Sì, allora grazie al dirigente Rocco Mondillo del Borgia, e torniamo in studio. Per grazie della sua presenza. Buona serata, grazie, torniamo in studio per commentare praticamente l'altra parte della classifica, perché ci siamo fermati su queste squadre, però c'è ancora tanto da dire, giusto Fausto? Diciamo che il Favoloni ha preso il primo punto del campionato e addirittura era in vantaggio a Badolato. Che succede? Com'è possibile che un Badolato va a vincere 4-2 a Borgia e poi si fa fermare sull'1-1 nel pareggio in casa dal Favoloni? È cambiato qualcosa? Voi che siete più pratici del campionato sapete qualcosa di notizie di Favoloni? No, su questo credo abbiano cambiato il mister da qualche domenica, che mi pare sì, che sia squillace, quello sì, al posto del mister precedente. No, sicuramente avranno preso qualche ragazzo che Giampiero avrà coinvolto in questa esperienza, credo. Ma in ogni caso semplicemente succede questo, che dopo che l'arbitro fa il triplice fischio si azzera tutto, la partita dopo è tutta un'altra storia, quindi credo che la cosa sia semplicemente riassumibile così. Il Cavolonia è una squadra che in ogni caso anche noi l'abbiamo affrontata la prima partita, non è assolutamente secondo me una squadra da un punto in classifica. Allora ci arriva una foto, un WhatsApp con praticamente una l'inaugurazione credo di una sede degli arbitri, mi pare di vedere Rizzoli se non sbaglio, aiutami Fausto, credo sia lui. E insieme al presidente degli allenatori per la Calabria Pilato, e poi gli altri io non li vedo bene sinceramente, però Rizzoli mi pare di aver capito. Abbiamo ancora un collegamento con Girifalco stasera, stiamo un po' sforando però con i collegamenti, ovviamente noi ci vogliamo essere e... Ricordiamo che faremo un altro collegamento per la seconda categoria. Bene, bene. Allora stavo dicendo, prego, dimmi sì, Stefania. Dicevo di concludere. Perché sennò con i tempi non ce la facciamo. Abbiamo l'ospite della categoria, dobbiamo. Sì, certo. Siccome abbiamo detto prima poco fa del fatto che si giochi in coppa e quindi avranno risentito la Morrone, avrà risentito lo Sporting, avrete risentito anche voi probabilmente. E non ho avuto questa impressione, perché ti ripeto, la prestazione è stata importante anche dal punto di vista atletico. Noi non ho visto dei cali particolari durante la partita, però secondo me qualcosa ti toglie per forza, perché quando non hai una rosa ampia da poter gestire, poi soprattutto noi abbiamo fatto il giorno prima della gara di Coppa, avevamo la partita con l'Under 18, quindi in ogni caso non avrei potuto neanche attingere al settore giovanile per la partita di Coppa. In ogni caso è stato secondo me un dispendio di energie che probabilmente ci ha tolto qualcosa, ma non credo che sia stato questo il problema principale. Io volevo soltanto farti notare che non può essere una coincidenza, perché comunque in generale secondo me non è che ci siano tante squadre che hanno 25 giocatori di Serie A che fanno la Champions, cioè non mi vorrei sbagliare, ma pure lo Scandale mi pare che non abbia vinto questo. No, esatto. Adesso Nino, comincia adesso una fase, diciamo un finale di girone di andata, le ultime 5 partite in cui credo, secondo me, al di là della forse dell'ultima giornata, senza nulla togliere perché abbiamo già visto questa questione del Cavolonia che vince, che va a pareggiare Badolato, avrete un campionato più abbordabile su questa, come si dice? Non
ci crediamo. No. Voi abbiamo visto anche, abbiamo per esempio una delle prossime partite del Chiaravalle che oggi ha fermato la Vigor. Non ci crediamo a queste cose, cerchiamo sempre di preparare ogni partita nel miglior modo possibile e poi il campo che dice che dà il verdetto. Che poi specialmente quando si tratta di derby come capita qui, se quest'anno con molti derby, Chiaravalle, Borgi, Girifalco... No, ma basta poi semplicemente quello che mi hai domandato prima, il Caolonia pareggia in un campo difficilissimo come Badolato, quindi come si fa a prendere sotto gambo una gara? Non si può. Sindrome Parghelia dobbiamo, tu la ricordi questa famosa? Ricordi questa famosa sindrome Parghelia, bravo. Andiamo avanti. Allora, prima di passare al giornale D, devo dire solo per inciso che mi devo correggere, non era Cosenza, era Crotone, Rizzoli a Crotone, non a Cosenza. Crotone. Ho avuto un lapsus freudiano, andiamo a chiudere questa prima categoria con il girone D, vediamo anche qui i risultati della classifica della 10ª giornata, Scillese Palizzi 2-1, Ravagnese Rosarno 5-1, Città di Rosarno Audax Ravagnese 4-1, Archi San Gaetano Catanoso 3-0, Bovese Ierax 2-0, 0-0 per Propella Rodeliese, San Giorgio Regium sì 3-2, Taurianovese Bianco 1-3. Vediamo la classifica. Ecco la Città di Rosarno a 24, Deliese Ravagnese 23, Propellaro 22, Archi e Bianco 19, Scillese San Giorgio 14, San Gaetano Catanoso Bovese 13, Palizzi Rosarno 10, Taurianovese Ierax 5 punti in classifica, Audax Ravagnese 4, Regium City 3 punti in classifica. E Fausto che intanto si diverte con il telefonino e non mi dà retta per dare dei risultati, ma si vede che qualcosa è saltato pure, eccolo qua. Vabbè, succede. Quindi che cosa diciamo di questo girone D e chiudiamo la prima categoria? Diciamo che in pratica questo pareggio tra la Deliese che ha ottenuto fuori casa ovviamente contro il Propellaro, si aspettava che ci potesse essere questa possibilità del fatto. Per la gioia di un mio amico devo dire che io ho detto in tutte le trasmissioni che la Deliese è una squadra che ha vinto la Coppa Calabria, mi è stato detto che l'ha vinta per 2 anni di seguito, ma io questo lo sapevo, abbiamo detto che ha vinto la Coppa Calabria, non quante volte, e quindi comunque confermiamolo, per 2 anni di seguito la Deliese ha vinto la Coppa Calabria, così chi ci segue può essere tranquillo che le cose le diciamo in maniera giusta. Sì, questo mi sembra un campionato più equilibrato, un girone più equilibrato degli altri, Alessandro, che dici tu? Sì, credo che comunque resti favorita la Città di Rosarno, perché comunque è la classica squadra che magari è partita a nastri di partenza con una rosa più importante, anche se comunque Bianco, Deliese, come dicevi tu, sono tutte squadre attrezzate, e poi si sa che questo è un girone molto, molto equilibrato da sempre praticamente, tranne forse la parentesi dello scorso anno, quando la Bavalinese ha fatto marcia a sé. E allora, noi andiamo velocissimi sulla seconda categoria, quindi andiamo con il primo girone. Uno ne abbiamo perché... ne abbiamo solo uno, sì, che è il girone C. Perché, diamo la spiegazione per il fatto che quest'anno, giusto, sapete che sono stati fatti 5 gironi in tutto di seconda categoria, alcuni gironi sono di 14 squadre, altri sono di 12, quelli che sono di 12 non hanno giocato questa settimana, giocheranno domenica prossima, ha giocato soltanto il girone C della seconda categoria della comprensione della delegazione di Catanzaro. E allora, grazie a Fosso per questa precisazione, leggiamo questi risultati di sesta giornata: Caraffa Maroni 1-0, Albi Marcellinara 1-1, Cerva Academy Petilia 2-0, US Girifalco Rocca di Neto 1-4, Nova Valle San Mauro Marchesato 1-0, Torretta Verzino 0-3 e Zagarise Crucolese pareggiano con 1-1. Vediamo la classifica. Verzino è a 15, San Mauro Marchesato 13, Caraffa e Marcellinare e Crucolese hanno 10 punti, Rocca di Neto 9, Cerva a Maroni, Academy Petilia e Nuova Valle 8 punti, Albi 6, Zagarise 4, US Girifalco 3, Torretta 1 punto in classifica. E vediamoci allora il servizio che riguarda... Non abbiamo ancora il servizio, non ce l'abbiamo, va bene. Ok, quindi Fausto, a te i commenti. Vediamo se abbiamo il collegamento con Girifalco, in maniera tale che ci dovrebbe essere un nostro collega che ha seguito la partita di ieri tra Caraffa e Amaroni, e quindi poi magari commentiamo, eventualmente vediamo
Intanto diciamo che la squadra del San Mauro Marchesato, che era in prima in classifica, si è fatta fermare dalla Nuova Valle, che l'ha battuta per 1-0, e il Verzino, che ha vinto fuori casa, ne ha approfittato per andare in testa alla classifica. In settimana c'era stata la sentenza per quanto riguardava la partita di domenica scorsa, ricorderete Amaroni Albi, che era stata sospesa, è stata data vinta alla Amaroni per 3-0 perché i giocatori dell'Albi avevano aggredito l'arbitro e quindi all'Albi è stato dato anche un punto di penalizzazione. Quindi ecco che la classifica si è di nuovo aggiornata. Peccato per l'Euro, per il Girifalco, l'US Girifalco, non è l'Euro Girifalco, ma è l'US Girifalco, che è stata sconfitta in casa per 4-1 e quindi ancora non riesce a decollare, a togliersi dalla penultima posizione in classifica. Se c'è l'opportunità del collegamento, eccolo, lo vedo. E allora intanto io ringrazio tantissimo che l'ho fatto uscire di casa, l'ho pregato per essere qui con noi, il collega della Gazzetta Gino Comi. Buonasera Gino. Ciao Fausto. Grazie di essere qui. Ben ritrovato. E allora, intanto parlaci di questo. Grazie a te che mi hai invitato a questa trasmissione. Beh, ti ho fatto firmare il contratto, oggi stiamo a posto, dai. Senti, parlaci di questo girone. Comunque un saluto particolare al mister Pisano e naturalmente a mister Riso, alla tua straordinaria conduttrice Stefania. Grazie. E a tutti gli spettatori di Soverato 1. Buonasera a te Gino. E allora parlaci di questo secondo. Ciao. Di questa seconda categoria, girone C. Come la vedi fino adesso? E allora hai detto tutto tu, e quindi a me rimane ben poco da dire. Certo, sorprende a questo punto la sconfitta del San Mauro Marchesato a Valle Fiorita. Una sconfitta che consente poi al Verzino, che ha vinto contro il fanalino di coda Torretta, la possibilità di agguantare la testa della classifica. Diciamo in generale che è un campionato che è abbastanza equilibrata. Senti, tu ieri hai visto Caraffa Amaroni, dimmi. Gino. Ieri hai visto Caraffa Amaroni. Sì, ho visto Caraffa Amaroni. Un gol di Sulla. Ha vinto il Caraffa con un gol di Sulla, del solito Sulla, che naturalmente è un lusso per questa categoria, visto che ha militato anche in categorie superiori, eccetera, sì, eccetera. Quindi è stata una bella partita tra il Caraffa e l'Amaroni. L'Amaroni ha una bellissima squadra che è ben messa in difesa, ottima a centrocampo dove c'è Nicola Voci e Ruggero. Però credo che manchi un po' in fase offensiva. La regia. Dimmi, ci sta alternando, mi stavi chiedendo. Girifalco e Caraffa, grazie. Come? No, stavo commentando che noi vediamo le immagini che ci sta mandando la regia, che commenta con po' le immagini da Girifalco. Girifalco Rocca di Neto 1-4 e un po' di immagini, sì, da Caraffa. Questo credo che sia il rigore, sì, che ha portato in vantaggio l'US Girifalco. Ci viene spontaneo Girifalco. Dire l'Euro Girifalco. Ci viene spontaneo, sì, scusami. segnato da Kevin Fodaro. Però stranamente ascoltiamo, non sentiamo noi, siamo in linea. No, aspetta, sì, sto guardando un po' le immagini. Io non ho visto la partita, quindi sono un po' convulso qua. Ho capito, qua ci sono i gol il poker in pratica di Regalino. Sì.
che ha dato la vittoria al Rocca di Neto con il Girifalco, l'US Girifalco in superiorità numerica e addirittura che era passato in vantaggio al quinto minuto del primo tempo. Quindi è una partita strana, diciamo, questa qui tra... Dico più il Girifalco che non è riuscito a, come dire, a gestire la partita, visto che partiva da un gol di vantaggio e un uomo di vantaggio, insomma. Giro, volevo farti un'ultima domanda prima di chiudere il collegamento. Noi abbiamo parlato tante volte, per quanto riguarda questo girone di seconda categoria, del fatto che ci sono queste lunghe trasferte. Come la pensano le squadre del nostro comprensorio Girifalco, Caraffa, Amaro, Nuova Valle? E sicuramente non hanno una impressione positiva, nel senso che devono fare delle trasferte enormi, Rocca Bernarda, San Mauro Marchesato, Verzino, Rocca di Neto, Crucolese, Torretta. Molto lontano, è vero. Però è innegabile che per la formazione del girone era necessario fare in questo modo, visto che tantissime squadre anche non si sono iscritte al campionato. Sì, ci sono solo 5 gironi di seconda categoria quest'anno, in effetti. Appunto per quello. Bene. Quindi hanno dovuto in qualche modo gestire questa situazione, insomma. Noi ti ringraziamo della tua cortesia. Comunque, Gino, volevo dire solo una cosa, che mi sembra non si può sicuramente ancora dare dei giudizi definitivi sul girone, no? Sì. Però Verzino e San Mauro Marchesato stanno dominando in questa prima fase del campionato, sì. che comunque è un girone abbastanza equilibrato. Dovremmo aspettare l'anno nuovo perché sapere qualcosa di nuovo, perché lo scontro diretto sarà proprio il 7 di gennaio. Ma in ogni caso la cosa che si nota è che c'è il fattore campo che se la sta facendo da padrona. È vero. Da padrona. Ed è anche vero che ci sono circa 10 formazioni nello spazio di 7 punti. Quindi cortissima al di là della cosa. Va bene, Gino. Cortissima la classifica. Grazie e buona serata. E perdonate della mia imperfezione, ma è la prima volta che... No, assolutamente sei stato perfettissimo. Sei convocato per domenica prossima. A domenica prossima. Ok, va bene. Fausto, alla prossima. Alla prossima. E allora... No, permettetemi di dire una cosa, perché io devo ringraziare queste persone che si prestano alle 10:30 di sera di uscire dalle proprie case, dalle proprie famiglie, di venire a fare questo collegamento diretto. Queste vengono da Catanzaro, anche queste abbiamo, una grazie. Bellissima curva, spettacolare oggi. Quindi stavo dicendo, queste persone che si prestano a venire poi per pochi minuti, vedete, perché il tempo della televisione, della diretta è quello che è, poi specialmente quando si parla di una seconda categoria, non finirò mai di ringraziare queste persone che davvero sono innamorate del calcio come noi. E ci consentono di fare tutte queste cose. Intanto stiamo vedendo i vari WhatsApp che ci mandano. Hai fatto bene a sottolineare che si trattava praticamente delle immagini, non del servizio, per quanto riguardava Caraffa e Amaroni. Però chiudimi con la terza categoria, dimmi i risultati intanto che la regia mi manda questi bellissimi WhatsApp. E allora sì, intanto io prima di chiuderti con la terza categoria volevo chiedere soltanto una cosa ad Alessandro. Un giocatore come Sulla, tu lo hai conosciuto, anche sai, come si fa a perdere in questi campionati? Un giocatore che davvero potrebbe fare qualcosa di più. Ma probabilmente ha semplicemente messo altre cose davanti alla passione per il calcio.
avrà messo prima un fattore lavorativo, sicuramente, perché io lo conosco ed è un giocatore che ha fatto benissimo, credo, intorno solo 3 anni fa, 23-24 gol in promozione, sì, in un campionato, quindi credo che abbia ampiamente dimostrato di poter fare categorie superiori. Sicuramente è un valore aggiunto per il Caraffa, ma è sicuramente sprecato per la categoria. E allora vediamo se riusciamo ad avere questi risultati della terza categoria. Eccoli qua, abbiamo la terza categoria per quanto riguarda Due Mari Tiriolo Monte Gasperi, che sarebbe la squadra di Montepaone Gasperina, 4-0, prego? Montauro Gasperina, Francesco Life Simeri Creek 0-1, Atletico Sellia Città di Guardavalle 4-2, Cuturella Gimigliano 2-1, Nuova di Francia Pro Sala 5-1, Santa Croce Notria Prasar 1-2 e Woman Soccer Catanzaro Maggisano 0-7, per una classifica che vede al comando per il momento l'Atletico Sellia Marina e la Nuova di Francia, che sono a punteggio pieno a 9 punti. Io devo dire una cosa, ho saputo che oggi, se non vado errato, a Santa Caterina c'era la premiazione per quanto riguarda... No, è stato rimandato. Ah, è stato rimandato. Assolutamente. Allora, sono io che ne parleremo durante la prossima Domenica Gol, probabilmente, o la data da resinarsi. Bene. Intanto grazie di tutti questi video e queste foto che ci mandate su WhatsApp, dicevi? No, finisco la classifica, quindi Atletico Sellia Marino, Nuova di Francia, Life, Simeri Creek 9 punti, Maggisano 7, Cuturella Gimigliano 6, Due Mari Tiriolo, Monte Gasperi, Città di Guardavalle e Prosale e Prasar 3 punti, 1 punto per Santa Croce Notri di Catanzaro, 0 punti per purtroppo Francesco Verdoliva e Woman Soccer Catanzaro, che sono ancora a 0 punti. Io vedo se riesco a recimolare anche i risultati dell'altro, girone, il girone F, se non vado errato, vediamo se riesco. Stiamo facendo tutto quanto in diretta, vedete come io ci sto lavorando. Eccolo qua. E ce l'hai? Fortitudo, vai. Platania 3-0, Maida, Biancoverdi, Lamezia 1-2, Audace, Filadelfia 5-1, Libertas, Coringa, Serra Stretta 7-1, Mac 3, PSG Calabria 3-2, Vigor 1919, Excalibur per 4-3. E questa, se non vado errato, è proprio... La Vigor, che si parla tanto, che forse quella la prosecuzione della Lamezia. Se riesco a racimolare anche la classifica ve la do, altrimenti vuol dire che vi accontentate di quello che riesco a fare con questi aggeggi, ma io non è che sono molto ferrato. Comunque ce l'ho. Vigor 1919 7 punti, Excalibur, Biancoverdi, Lamezia, Fortitudo, Lamezia, Maida e Audace e Decollatura 6 punti, Libertas, Coringa 4, Platania e Filadelfia e Mac 3 3 punti, PSG Calabria 2 punti, chiudono Real Pizzo e Serra Stretta a 0 punti. E allora, credo di aver fatto il massimo. E siamo praticamente ai titoli di coda, ovviamente non prima di aver ringraziato mister Alessandro Pisano e fargli in bocca al lupo per questa continuazione del campionato. Grazie a voi per l'invito, crepi il lupo. E grazie a Nino Riso. Grazie a voi, volevo fare un grosso in bocca al lupo a tutti i numeri uno delle nostre categorie. E grazie a Fausto Varano, che mi ha dato un grossissimo supporto questa sera. Grazie a te, grazie ai nostri ospiti, grazie ai nostri telespettatori, grazie a quelli che stanno al di là. Ringraziamo anche Giorgio, va, per stasera. Giorgio, mi sa che sei addormentato. Giorgio, torna presto perché ci manchi. Quindi, cosa vi devo dire? L'appuntamento rimane per domenica prossima qui su questa rete, canale 89, puntuali alle 20:30. Continuate a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram, perché durante la settimana vi aggiorneremo, e naturalmente Domenica Gol. Un appuntamento in collaborazione con... We'll be right back.
Jungle.